E ho cominciato a mettere su del repertorio, no? Come facciamo un po' tutti noi, no? Mi ricordo che raccontai la mia storia, il come cazzo porta ste capelle, non so se voi ve lo ricordate, sì, sì, sì. Il personaggio, io con i capelli lunghi, scuto, guardato voi al momento sbagliato. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 179 di Tintoria, applauso. E vai. Alla mia destra, alla co-conduzione, un ragazzo sinceramente oggi più bello di altre volte, Stefano, sì. Rapone. Ste, come stai? Bene, bene, dai. Sei contento che ricominciamo? Abbastanza. Ti vedo contento. Sì, io sì. Sto bene, sono contento e ricominciamo. È stato un bell'anno. È stato un bell'anno? Sì. E sarà un anno ancora più bello. Speriamo. Pieno di novità. Vabbè, adesso devo dire un po' di cose da inizio stagione. Da quest'anno siamo distribuiti anche su One Podcast e sull'app di Radio DJ, per dire il livello stellare. E abbiamo fatto i soldi. Abbiamo fatto i soldi. Finalmente. E questo grazie a chi? Grazie alle persone e ai luoghi con cui collaboriamo. Quindi, essendo la prima puntata di stagione, io vorrei ringraziarli e ringraziarle. Quindi ringraziamo ovviamente The Comedy Club, ma anche Enrico Berardi, Leonardo Picozzi, Maria Giulia Meloni, Ottavio Lanfranconi, Stefano Di Febbo, tutti i ragazzi e le ragazze di Snodo. La sigla di Tintoria è di Niccolò Di Gregorio. Applauso a questo team strepitoso. Che comunque abbiamo anche l'ufficio stampa, che comunque abbiamo anche un ufficio stampa, è vero. Abbiamo fatto i soldi, è vero, c'è ancora. Ringraziamo. Salutiamo anche l'ufficio stampa. Salutiamo. E ringraziamo l'ufficio stampa, che se l'avessero scritto loro questo comunicato ci sarebbe stato, ci siamo anche noi, invece, esatto. Invece l'abbiamo scritto io e Ottavio, e infatti Ottavio li odia, però non diciamo non diciamolo pubblicamente. Vabbè, dai, e quindi abbiamo fatto cose. Sì, dai, sei contento? Sono contento, anche se sto un po' triste ultimamente. Perché? Che c'ho un amico che è in difficoltà, c'è un po' di problemi. Ah, cazzo, mi dispiace. Quindi lo devo aiutare. Un amico, no, non lo conosci tu questo qui, io lo conosco da poco in realtà. Ma che problema che fa lui, che problemi c'ha? Lo conosco su internet, l'ho conosco di recente, ci siamo scritti qualche volta, però è molto simpatico. Ma che fa? Lui fa il principe nigeriano. Ah, di mestiere proprio. Di mestiere, sì. No, vabbè, è un mestiere, qualcuno lo fa, sì. Sì, sì, no, è un bel mestiere, però c'è un problema di soldi, perché deve fare un rituale per diventare re, no? Che il padre ha abdicato. Ah, certo, immagino che ci sia un percorso, no? Sì, e questo rituale consiste nel chiedere soldi a persone in tutto il mondo per dimostrare di essere affidabile. Questo mi ha spiegato lui. Ci sta, la tradizione nigeriana è questa. Sì, antichissima. Però appunto è un problema, perché io... Qual è il problema, scusa? Io già gli ho detto sì, te li do sti soldi, chiaro, amico, però sono andato a prelevare. Ma perché? Ma lui poi te li ridà? No, lui non me li dà, però mi dà un titolo nobiliare. Ah, vabbè, oh, sì. Buono, che bello, cioè, cavolo. Ero molto esaltato, però io, perché c'era un errore, poi ho letto male, però mi fa duca. Vabbè, che però che comunque sì, sì, cioè speravo, però vabbè, era alla fine la seconda migliore opzione possibile, sì. Certo. Sì, sì. Vabbè, buono. No, infatti ero contento, però vabbè, comunque. Beh, non far, cioè, è no, ottimo. Gli devo darsi i soldi, però io, cioè, che ho fatto? L'ho prelevati. Mi ha chiesto 30.000 euro, ho detto beh, One Podcast, certo. Me li prendo, però il fatto qual è che poi lui, io stavo per mandare banconote da piccolo taglio, però pensando di fargli un favore, lui fa no, ma che sei matto, no? E poi questo c'è rischio truffa, no? Certo. C'è un riciclaggio, mi ha detto sta attento, questi non sai chi puoi trovare, poi non te li ridai, è meglio che è tracciabile. Ah, ok, cavolo, quindi ti ha sgridato. Beh, sinceramente non ci hai proprio fatto fare bella figura neanche a noi, proprio come fatto un po' come una gruppo. Barbina.
Quindi però dovrei inviargli, però non ho paura appunto che poi io sì faccio una transazione e non magari che ne so mi truffa qualcuno. Ma certo. Quindi come faccio? Vabbè, ma scusa, ma te non c'hai Revolut? Ma hai attaccato il missile prima di andare in Brasile, la mia Revolut, la mia Revolut. E beh, scusa, con Revolut puoi anche fare e ricevere bonifici nazionali e internazionali ad ottimi tassi. Ma te svegli. C'hai ragione. La soluzione ce l'avevi in tasca. Ce l'ho qua, eccola, guarda, eccola qui. La mia. Neanche in tasca. La soluzione era poggiata sul divanetto. Sì. Perché, cioè, perché è bella, perché quella metal, quella nuova, vedi questa? Ah, bellissima! Mi è arrivata, no? Che mi è arrivata. Stupenda. E la stavo pesante, bella. Quindi uso questa. Certo così. Ma poi scusa, quando ti fa Duca, te devi andare a farti nominare in Nigeria. Certo. Con Revolut prenoti strutture favolose in tutto il mondo e ottieni fino al 10% di cashback. Quindi voglio dire. C'è ragione, gli rimando, gli faccio subito sto bonifico. Hai svoltato, Steb. Vabbè, scusa, ci vengo pure io a sto punto a vieni. In Nigeria quando ti fanno Duca. Come sai come si prende? No, vabbè, se Revolut me lo faccio. Tra l'altro questo mi sa vale per tutti quanti, anzi vi invitiamo a farlo. Vi invitiamo a provare Revolut gratuitamente, perché gratuitamente, questo lo diciamo, se vi iscrivete attraverso il link in descrizione ricevete pure un bonus di 20 euro, che non è male, non è male. Ma mi stai forse dicendo che basta cliccare sul link? Non te l'eri preparata questa? No. Non eri pronto? No. Ti sto sul dicendo link, che è, ce l'abbiamo il link? Ce l'abbiamo il link, qual era? Il link sta, eccolo qua, è in descrizione. Ah, questo che lampeggia sul o lampeggia o per gli amici all'ascolto anche su One Podcast e Radio DJ, è in descrizione. In descrizione, va bene. Va bene. Eppure a sto giro. Questi soldi per il principe l'abbiamo fatti. Vabbè, l'importante è che l'aristocrazia nigeriana goda di ottima salute. Sì. Questa è la miglior forma di governo, diciamo. Da sempre. Certo. Beh, non è certo grazie al nostro supporto politico, certo, alla Nigeria, che ancora non è partito, che siamo arrivati alla puntata numero 179 e a una nuova stagione di Tintoria. Non è grazie alla Repubblica. Non è grazie alla Repubblica, nonostante la Repubblica. Esatto. Ma quindi è probabile che siamo qui grazie agli straordinari ospiti che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta. Quindi, senza ulteriori indugi, vi vado a presentare l'ospite di questa sera. Signore e signori, per favore, un applauso per Gabriele Cirilli. Mi sono messo la giacchetta, hai visto? Perfetto, buonasera, benvenuto a Tintoria, grazie mille di essere venuto qua. Che dice. Secondo me se hai troppo caldo poi fai il momento striptease a un certo questa punto. Questa me l'ha data Revolut e quindi... Perché fanno anche giacche. La tolgo? Guarda, come puoi pure fare... La tolgo un po' più, Una manica sì e una no. Mettiamo una musica sexy mentre ti... Sì, poi facciamo un montaggio di musica intrigante. Qua così nel caso. Certo, eccoci. Così se poi c'hai freddo te la rimetti. Probabilmente avrei freddo, ci sono solo 36 gradi qua dentro, tenderanno a salire. E grazie mille di essere venuto ospite, è la prima puntata della stagione. È una... No, ma devo mettere così, scusa, perché siccome c'ho l'anca al titanio e quindi certo. Non sto a scherzare. C'è l'anca al titanio? Sì, sono stato operato all'anca e quindi ogni tanto se mi vedete che faccio così perché la svito, la rimonto. Bellissimo, ed è vero, bellissimo. Perché c'è l'anca al titanio? Perché sono un ex calciatore, quindi... Ok, questo adesso per me diventa la puntata. Vai. Non ti volevo sconvolgere. No, sono felicissimo. Calciatore ho giocato anche in Serie C. No, ammazza, calciatore Serie C, professionista. Alla Beretti nazionale, insomma, un anno poi... Però devo dire la verità, i calciatori non stanno bene quando smettono. Fidatevi. No, fisicamente sono un po'... Fidatevi, è un... Fino a che età ha giocato? A 18 anni, poi a 19 sono andato alla scuola di proiettili e ho deciso di continuare lì. Quel percorso là. Fatto male.
No, beh, col senno di poi hai fatto benissimo. Pensa e dici no, tengo duro col calcio e poi diventavi uno di quei calciatori un po' impantanati. Sì. Cioè, intanto... c'era questo bivio, cioè, certo bellissimo, devi scegliere tra calciatore. No, non lo so cosa sarebbe successo, non lo so, perché ero anche bravino. Che ruolo, scusami? Mediano, però giocavo anche adesso, non si chiama più tornante, cioè il ruolo di Causio, Bruno Conti, sì, sì, sì. E adesso invece è svolto dal terzino, no? Spinazzola, sì, sì. Eccetera, Quadrado, quelli che mi ricordo che giocano. E io giocavo lì e correvo come un matto, ero bravo. Bellissimo. bravo. Sei mancino? No, tutte e due. Ah, ambidestro, madonna, ambidestro. Preziosissimo. Sì, sì, sì. Bellissimo. Sono anche stato campione, giuro, campione provinciale di ping pong col sinistro. Non sto scherzando, perché mi ruppi il braccio destro quando giocando a pallone. E allora, mentre così ero a riposo, ho cominciato a imparare a giocare con la sinistra. Sono diventato più forte della destra, è vero, tutto vero, quello è riscontrabile. Cioè, e sono stato campione provinciale all'Aquila quando stavo in Abruzzo. Bellissimo. La mia all'Aquila, io sono cresciuto all'Aquila, noi condividiamo origine della provincia aquilana. Tu sul Mona sei. Io sul Mona, quindi come Forrest Gump. Forrest Gump. Praticamente. No, ma poi scusa, forte a calcio. Era quello, cioè lui era forte a calcio, ambidestro, anche ambidestro a ping pong. Quindi forse in realtà hai preso la scelta sbagliata. Sì. Dovevi continuare sullo sport. Cioè. Eri no, tipo LeBron James. Varicocele ce l'ho solo a sinistra. Ah, vabbè. Lo giuro. No, ambidestro di varicocele. Sai cos'è il varicocele? No? Più o meno sì. Voi lo sapete, sì. Cioè. No, perché appende la palla sinistra, si appende col varicocele. Non sto scherzando. È una vena che praticamente ti porta giù la palla sinistra o destra, a seconda di dove c'è. Certo. Ma che argomento prendi? No. Guarda, no, aspetta, non avrei osato sognare un inizio migliore. No, ma anche perché proprio uno se l'immagina, sta palla appesa. Cioè. No, però è importante, questo è anche un messaggio che uno dà. Bisogna fare, sì. Perché sai che gli uomini tendono a non fare controlli. È vero, e invece uno li deve fare e ti dicono, non sì. Ha notato che la sua palla è, è dispersa da giorni. Avevo notato che mi sbatteva il ginocchio. Provo un certo fastidio, un po' di... Ma secondo te io ti ho detto una bugia dell'anca, è la palla che mi porta... Devo stare così perché se no... No, è sì. Tutto vero. E quindi... Ah. Oh, mi... Che stai facendo? Mi sto grattando i coglioni. Scusate. No, guarda, sono... Però siccome io vi stimo, mi piacete molto... Questo non è per modificare il vostro l'andamento della serata, però mi piacete molto e quindi mi sto adagiando, mi sto fai dando. Benissimo, l'andamento della puntata lo puoi fare tu e quindi già che abbiamo cominciato così. Però allora la cosa che mi incuriosisce a questo punto è, c'è stato un bivio, cioè te da calciatore comunque della Lega Pro, sì. Che arrivasci in Lega Pro, hai detto no, io voglio fare l'Accademia di Gigi Proietti, quindi tu già sapevi che comunque volevi fare quello, non è che da calciatore sì, hai detto... Da piccolino, io volevo fare l'attore da piccolino. Perché mi colpì molto, non sto scherzando, mia nonna che è a Sulmona, tu sai a Sulmona c'è un teatro stupendo, rinascimentale, insomma, i palchetti, e io andai a vedere un po' di opere liriche, è un teatro all'italiana, quindi ci ha debuttato persino Gigi Proietti con Amelio Occhi Prisi nel 75 e io ero lì in sala, avevo 7-8 anni, adesso lo ricordo, sono del 67, sì, 8 anni, e mia nonna mi portava a vedere le liriche, le opere liriche, io imitavo i tenori, i baritoni, però avendo la voce molto alta mi veniva meglio il tenore, e allora tornavo a casa, mi mettevo davanti allo specchio e cantavo proprio da tenore, ma vero, cioè non tenore... Già a 7 anni avevo questa voce e non sto scherzando, mia nonna di là una volta si è spaventata, pensava che in camera ci fosse un uomo, insomma un estraneo, quando venne lì e vide me insomma, si spaventò perché questa voce a 7 anni, immaginate che cosa comunque, insomma, un estraneo comunque colto, cioè alla fine cioè bello. Sì, di solito diciamo è la miglior cosa che può succedere se ti entra uno sconosciuto in casa è che attacca a cantare con una bella voce. Costano tutti. Ah, vabbè, dai. Tutto sommato poteva andare peggio. Gli offri un caffè. Dici, guardi, credo abbia sbagliato casa, ma
per il resto. Quella casa è stata una casa molto importante, perché è stata a comando dei tedeschi durante la guerra. Aia. Sì, perché è stata una casa, cioè era la prima casa, quella l'ha costruita mio nonno, e io sono nato lì dentro proprio, e aveva due entrate davanti e dietro, e c'aveva il bagno in casa. Una volta non c'è stava il bagno in casa, quindi i tedeschi, come hanno visto sta casa con le cantine dove c'erano tutti i prosciutti appesi, si sono fiondati. Capirai. E c'era, c'è ancora tuttora, c'è il portabandiere, e loro misero lì la bandiera, poi se ne andarono. Però carini, la bandiera è stata tolta. Sì. No, chiedo, non si sa mai, magari dicevo vabbè un cimelio comunque lo teniamo. Però però buoni loro, perché a distanza di anni nonna mi racconta che mandavano i soldi per i danni che avevano provocato alla casa, tipo se era rotto un portasapone, e loro mandavano dei soldini per... Ma questo durante l'occupazione, cioè nel senso... No, dopo. Ah, dopo? Proprio quando era finita la guerra. Ah, ok, quindi sì, in un momento, ok, un momento. Quindi buoni loro dopo, perché dopo. Per un certo punto pensavo stessimo prendendo una piega, loro buoni loro. Loro non male, bei ricordi. Però per esempio il portasapone costava un euro, loro 10 euro. Ah, quindi... Questo è troppo sottile. Uno di voi, 10. Cazzo, questa era troppo sottile. Questa era sottile, però anche bella, perché una cresta ai tedeschi. Mazza, e quindi scusa, te a Sulmona vai a vedere nel teatro le cose e dici io voglio fare, però allora è il cantante. Che, sì, comunque l'interprete. Ok, poi, il performer, volevi sì, fare. Sì, il performance, volevi... sì, mi... e da lì è nata questa passione, non sto scherzando, è nata questa passione mentre giocavo a pallone e anche a pallacanestro, sono stato anche bravo a pallacanestro io. Voi sei... direte, io ero un grandissimo playmaker e quindi ero proprio portato per lo sport, sì. E infatti lo sport mi ha proprio ridotto, e verso i 19 anni ebbi una fortuna, una ragazza di Milano venne a Sulmona, dice che c'entra una di Milano a Sulmona in Abruzzo, e il destino, venne con la famiglia giù, gestivano questo pub, in giro si sapeva che io volevo fare l'attore, no? Lei pure l'attrice, mi chiamò, dice stanno facendo i provini alla scuola dei proietti, lo facciamo, tipica cosa, lei non è stata presa e io sono stato preso. Bene. Cioè proprio, sai, io andavo a fare la spalla, e fu un'esperienza bellissima, perché misi su un concertino proprio vero, gli altri andavano, mi metti la base al fonico, io invece mi portai il contrabbasso da Sulmona, il pianoforte, violino, e feci Gastone di Petrolini in abruzzese, pensa che figata. Mazza. Sì, sì, infatti è un bel ricordo, mi hai innescato un bel ricordo, scusa. E quindi ti hanno preso giustamente, perché gli hai fatto sì. cioè una roba, dice te, fa un provino, ti sei sì, presentato, sì. Dici guarda io faccio orchestra e tutto il resto. Bene. Ti hanno preso, e la scuola Gigi, l'Accademia Gigi Proietti, che era a Roma. E com'è stato studiare con Proietti, il grande. Allora, la cosa che mi ricordo proprio ogni giorno della mia vita è lui non teorizzava mai. Cioè, sai questi insegnanti di oggi? Allora dovresti fare così, lui saliva sul palco e ti faceva vedere come si fa. E quella cosa mi è rimasta impressa. Io ho rubato tutto da lui, tutto. No, mi hai guardato male, non è che ho rubato, cioè ho rubato tutto quanto, poi l'ho reso mio, perché lui diceva non dovete copiare, dovete solo rubare, nel senso, e poi lo fate vostro e lo riproponete al pubblico, quindi insomma come fanno i cinesi, no? I cinesi rubano e lo ripropongono e poi a volte superano. Infatti io sono un po' il cinese dei Proietti, che comunque se devi rubare qualcuno Proietti è il certo. Ragazzi, Proietti è veramente... Poi il clima è bello, non mi fate emozionare, perché Proietti è stata per me una persona molto importante, insomma, un secondo papà. No, e quindi... Allora evitiamo l'emozione, parliamo male di Proietti. Aveva preso un'altra piega. Dice due cose brutte su Proietti. Di cose, però... Dice com'era Proietti quando gli rode per culo, no, non lo so. Sì. Allora, lo posso raccontare? Sì, vai. Beh, sarebbe... Ma voi lo sapete? Me l'avete chiesto perché sapete quello che è successo? No, sappiamo niente. Me. Noi sappiamo allora, che hai studiato, quello lo sapevamo. Io sono sempre stato molto ambizioso, molto scalpitante, no? E stavo facendo Per amore e per diletto, che era un tris di commedie di Petrolini, voi sapete che Proietti Petrolini, no? E, all'Olimpico, al Teatro Olimpico, famoso Teatro Olimpico di Roma, e... mi ero allargato un po' troppo, nel senso dall'inizio dell'allestimento il mio ruolo aveva, che ne so, 10 minuti in tutto lo spettacolo, alla fine ero arrivato quasi a mezz'ora, perché e metti una battuta e metti una cosa, e Gigi gli piaceva questo,
Poi però un giorno, mentre facevamo, era una scena, lui faceva Meo Patacca e io facevo il cameriere, giocavamo a morra, e due, e tre, e cinque, c'era un meccanismo strano per cui lui a un certo punto cominciava a fare parapaponzi, ponzi, poi lì scattava l'applauso, ma adesso non vi so spiegare bene, dovreste vedere la scena. Io invece quella sera, mi ricordo, cominciai a fare e due, e tre, e cinque, ero ispirato, ho detto, mo se io esco pazzo e comincio a fare sette, e nove, e dieci, costringo lui a fermarsi, la gente fa l'applauso su questa mia, e dieci, e undici, e così è successo, mi fecero l'applauso. Quindi lui non ebbe l'applauso nel suo parapaponzi ponzi. Primo tempo, mi viene l'amministratrice e fa, ti vuole il principale? Io stavo in camerino con Enrico Brignano, ve lo può confermare lui. Io sto contento, cazzo, mi vorrà dare un premio, una cosa, vado in camerino, lui lo specchio qui, lui seduto qui, io entro dalla porta e mi guarda allo specchio. Allora, sto bene? Core? E guarda io, sì Gigi, dimmi. Allora, quello è il frac, adesso tu te lo metti e vai a fare Gastone. Ha cominciato piano piano a caricarsi, perché insomma io sono il signor Proietti, tu non devi, mi ha fatto un cazziatone, ha cominciato a urlare. Perché quando cazzo dai l'applauso? Giuro, io non ho mai visto Gigi Proietti arrabbiato. E anche fatto bene, perché bisogna avere rispetto per i primi attori. Sai, quell'educazione che oggi non c'è più in teatro, la gerarchia, eccetera, eccetera. Mi ha fatto un cazzo a tutti fuori al camerino, a sentire tipo a scuola, Mi ha tolto tutto quello che io avevo messo nello spettacolo. Io sono tornato la sera dopo a fare i 10 minuti stabiliti. Poi, piano piano, però ecco, Proietti incazzato è così, proprio, ma né incazzato nero, ma cazzo. Bello, con tutti fuori che ascoltano, sì. Giustamente. Sì, sì, ma poi è tutta roba che vera quella che vi dico, non è che sto esagerando, sì. Cioè riscontrabile. Quindi e quindi Proietti è un grande attore, un grande artista, ma è anche umano. Nel senso, ha visto un allievo che gli ha rubato una battuta per ricevere un applauso e lui si è incazzato come ne proprio. E non lo dico, però vabbè, no. No, perché stiamo in televisione. Si può dire anche quello, si può dire tutto. Quello là l'ha scomodato proprio. Ha scomodato tutti. Sì. Anche lui ha scomodato il principale. E scusa, dall'Accademia Gigi Proietti. Sì, laboratorio, lui però laboratorio. Aspetta, com'era questo laboratorio? Nel senso, cioè eravate tanti 23 o 24 persone. Okay. Su 2000 che avevano fatto il provino, lui aveva scelto molto fisicamente i suoi allievi, cioè per introdurli nel mondo dello spettacolo. Lui non ha mai preso doppioni, che ne so, primo attore Flavio Insinna, antagonista Enrico Brignano, bello attore Salvatore Palombi, caratterista Gabriele Cirilli. Caratterista è quello un po' in Italia un po' più sfigato, perché mentre all'estero, in America, il caratterista fa tutto, fa anche il protagonista. In Italia il caratterista ha un po' di difficoltà, nel senso che in Italia vengono scritti film o spettacoli per i belli, Stefano Accorsi, scrivono tutti i film per Stefano Accorsi, c'è Elio Germano, tutti per Elio Germano, tutti belli, prestanti è. I caratteristi hanno difficoltà, proprio, mentre in America Saturday Night Live, vi posso citare qualche nome, tipo Robbie Williams, Danny DeVito, Danny Aykroyd, Steve Martin, tutti vengono dal cabaret e hanno fatto teatro, musical, cinema, perché a 360 gradi in Italia ti ghettizzano, fai chietta Diana, sei finito, perché te sei travestito e quindi per loro sei un travestito, ci stavo anche bene però Io c'avevo una gonna col culo finto, mi ricordo, me lo fece una sarta romana, tipica romana, io ero, non avevo i fianchi, ero brutto, Ciri, vieni con me che mo te faccio il culo, te lo giuro su chi vuoi, mi fece questa protesi che è rimasta famosa. Brignano era l'antagonista. L'antagonista, cioè in teatro il protagonista, faccio un esempio, Otello e Iago, Otello è il protagonista, Iago è l'antagonista, è proprio fisicamente. Ok. Che ha la faccia malvagia, no, non lo so. Me lo state guardando? No, salutiamo, perché no, per capire, salutiamo. Dici fisicamente, no? Sì, sì, okay. Sì,
diciamo che l'antagonista è quello un po' più torvo, un po' più, no? Ma quindi non era una cosa solamente comica, era proprio una cosa di teatro? No, no, in generale. Di teatro, okay, proprio. Okay. No, no, Proietti non faceva la scuola comica, poi okay. Qualcuno si è diretto verso la comicità, ma io l'ho fatto per esigenze, per i soldi, perché non mi facevano lavorare, appunto, andavo a portare le fotografie. Oggi voi siete fortunati, andate fate le fotografie sul web, le mandate, le spedite alle produzioni, non costa nulla. Noi facevamo le foto cartacee, 5.000 lire a foto, che sarebbe 5 euro di adesso, anzi forse anche di più, e io non c'avevo una lira, andavo a fare le fotocopie addirittura certe volte, andavi alle produzioni, tu presentavi la foto e il curriculum, uscivi, quello pigliava la foto e la buttava. A me mi è capitato alla 2A, stiamo a dire delle cose che arrivano, vero? Sì, sì, 2A, cioè Avati, i due fratelli Avati, Pupi e Antonio Avati. Io entro dentro, l'assistente alla regia mi fa: ah, vieni, sì, interessante, un bel faccetto, carino. Al foto ne ha scelte due. Cazzo, 10.000 lire, ho detto ti prego una sola, ti prego, perché cazzo, 10.000 lire sono tante, cioè erano tante. E, curriculum e tutto, mi dice il ruolo è così, con là, presenterò al regista. Io stavo uscendo, ho avuto la malaugurata idea di fare il double take. Il double take è quello che poi ti giri la seconda volta, tu guardi e poi ti giri e guardi. Ho avuto questa malaugurata idea di aprire la porta, ho guardato e lui stava prendendo le foto e le stava mettendo al cestino proprio in quel momento. 10.000 lire. Io 10.000 lire andate. 10 sacchi, si dice a Roma. 10 sacchi. Potevi chiedere tipo in maniera fantoziana, posso? Scusa, ma riprendo. Ma riprendo così, no? Ma allora tu hai citato chi è Tatiana, però a me incuriosisce anche tutto il percorso. Allora, cioè, no, io sono perso se rimango su questa. Quindi c'è cioè, qui questa. Sei libero, è sì, cominciata una nuova stagione, vai. Tutta cosa. Qui c'eravate tu, Brignano, Insinna. Quell'anno nostro c'eravamo io, Rico Brignano, Flavio Insinna, Chiara Noschese, poi c'era Nadia Rinaldi. E altri che magari non sono diventati famosi d'immagine, ma fanno autori, per esempio c'è Luciano Federico, un grandissimo autore, adesso è autore anche in televisione per che ne so, Only Fan, quella che fanno sì. Su il 9 eccetera, insomma è bravo, uno scrittore molto bravo, altri che fanno i registi, quindi insomma ne ha mandati fuori tanti. E lì come erano i rapporti tra di voi? Cioè, come si erano creati? C'era invidia oppure... che ne allora, so, magari... io avevo creato questo gruppo, i tre, siamo rimasti io, Enrico e Flavio. Poi chiaramente quando inizia la vita quella vera, fuori dalla scuola, e beh, la mors tua vita mea, come si dice in latino... E lì poi ognuno prende la propria strada. Io sono rimasto un po' più legato con Flavio. Flavio con me è stato molto carino all'inizio della carriera. Io insomma, venivo da una famiglia che non era proprio ricca e quindi lui pensa mi ha regalato la prima macchina. Io me l'ha regalata la mamma di Flavio, una Ford Escort. E me la ricordo ancora adesso. Si può dire Escort in televisione? Sì, Ford sì, Escort, si può dire, se può dire. Se no dico solo Escort. E mi ricordo lei disse solo andate a fare il cambio al notaio, devi dare solo 100.000 lire, però la macchina è tua. E quindi come fai a dimenticare questa famiglia Insinna? Con Enrico c'era tanta amicizia e poi il successo a lui l'ha portato proprio verso una strada di... mi sono spiegato. Sì. No, ma lo direi anche davanti a lui, nel senso sì, io gli sì. Voglio molto bene, siamo come fratelli, però ecco, il lavoro è... che te, sì, tu sì, ciao sì. Enrico, come stai? Scusa, sto facendo un rogito, ciao. Ah, vabbè. No. Bello, dai. No, nel senso che a ogni chiamata sto facendo pure oggi un altro rogito. Beh, a un certo punto non è diffamazione questa. No, no, cioè, ma la verità, anzi. Cioè. Anzi. No, perché già sto messo male. Se vuoi, tagliamo tutto. Se vuoi, queste cose qui. Tagliamo Roggi. Ma l'hanno fatta qualche querela? Qualche querela ve l'hanno fatta voi? No, perché a me, cazzo, ogni tanto arrivano. Sì, ti arrivano le querele? Una proprio in particolare. Sì, che querela? Non la posso dire che ancora non si è risolto il processo. Ah, cavolo. Riguarda il calcio. Ah, sì, mi sono lasciato andare un po' su Twitter a fare una satira un po' grassa. Sì. E l'arbitro si è incazzato e... All'arbitro sì, sì. Hai detto, l'ha detto, però aspetta, hai confessato. Vabbè, sì, non ha detto niente. Si può dire, anche perché adesso che l'hai detto, forse era uscito qualcosa. Era uscito. Sì, sì, sì.
Sì, poi ho chiesto anche scusa, ho chiesto scusa perché insomma avevo capito che quel tipo di satira Dici, forse era mal direzionata verso, diciamo così, ma anche forse l'ambiente, i social, magari quella satira, ecco, fatta qui così da una trasmissione YouTube, stiamo qui, vero? YouTube, no. Spotify, audio, anche One Podcast, eccetera. Secondo eccetera. Me qui siamo un po' più liberi, sì, vero? Sì, possiamo andare a fanculo qualcuno. Puoi mandare a fanculo chi ti pare. Diciamo che qua c'è un forte contesto anche comico, volendo, quindi è più facile che la gente capisca, vabbè. Che sia satira. Stanno parlando di quello che gli pare. Sì. Magari su Twitter su uno Twitter. Pensa, adesso è arrivato quello e mi dice sta cosa. Ma io c'avevo il Covid. E qui stavo a casa, sembravo l'unico sfogo là. È scritto il ditino che parte, e ho, satira, satira, però un po' violenta, più violenta della vostra. Ah, ecco, vedi, di Stefano che comunque bastone. Quando, Sì, sì, sì. Stefano, io stavo per chiedere, però se tu vuoi rimanere... No, vabbè, quindi quanto è durata questa accademia? Ah, pensavo questa querela. La querela spero si risolva in maniera... Speriamo, anche perché insomma, veramente non è stata una diffamazione, è stata semplicemente una... veramente un sottolineare alcune cose in modo colorato, eccessivo e basta. E, la scuola è durata 2 anni e mezzo e poi dopo siamo usciti e siamo stati buttati nel lavoro, mamma mia. Infatti a me questo mi interessa molto. Prima citavi chi è Tatiana, però dalla scuola Gigi Proietti a chi è Tatiana c'è tutta una roba in mezzo. Che cosa c'è in mezzo? Quindi tu ti ritrovi a Roma, che hai fatto il laboratorio Proietti, quindi immagino la scuola più, una delle scuole più importanti, recitazione ci fosse, e poi a quel punto? E poi ho cominciato a lavorare, non è che stavo proprio, il caratterista non lavora mai, però ho fatto tanti lavori, anche con personaggi molto importanti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Paolo Villaggio, Lina Sastri, Lino Banfi, insomma i grandi... Ma questo in film, facevi film? Film e anche teatro, sceneggiati, si diceva una volta, adesso le serie, una volta era lo sceneggiato TV, io ho avuto registi come Sandro Bolchi che fecero... Lui fece il regista dei Promessi Sposi. Minchia, sembro vecchissimo, sto parlando, io sono 35 anni di carriera, insomma ho 56 anni portati bene, vero? Un incanto. Sì. Li porti meglio di Stefano, che comunque parte il baricocele. Il resto Anche la colicisti mi sono fatto. Vedi? Sei l'uomo del futuro, cioè le gambe bioniche, colicisti. Colicisti non so cosa sia. Allora, la colicisti, faccio il medico stavolta. Vai. È la sacca che, da cui arriva la bile, sì, che serve per digerire. Certo. Quando cominci ad avere dei calcoli alla bile, alla colicisti, la cistifelle, no, in gergo, e se sono grandi stanno lì buoni, tranquillo, ogni tanto ci avrai qualche colica. Se sono piccoli devi stare attento perché va dentro il coledoco e può andare al pancreas se ti viene la pancreatite. Ah, ok. E quindi per evitare ciò si toglie la colicisti, ti entrano con tre minchia che sto diventando. No, vai. No, fanno 3 buchetti, sì, entrano dentro e cominciano a tagliuzzare. Sì, io poi il mese dopo ho avuto anche una recidiva, quindi sono stato 2 volte in ospedale. Perché no, la seconda volta rientrano dagli stessi 3 buchi o ne fanno altri 3? No, la seconda volta l'ho espulso da solo. Ah, perfetto. Sì, ho avuto culo, perché sennò dovevano rientrare. E quindi è andato via da solo con... mo prendo un farmaco tutte le sere, mi sto di cazzi miei come no però guarda, a noi le cose di salute è importante, è importante. A noi ci interessano, ci appassionano. Ma non posso dire la marca perché faccio pubblicità, ma è un farmaco che sostituisce la bile. Ah. È fatto con la bile bovina. Non sta scritto, dentro di me c'ho le mucche, i tori, c'ho di tutto. No, non sto scherzando, è fatto con la bile bovina e quindi acido desossicolico. Comunque sei anche preparatissimo, cioè te lo dico. Essendo un ipocondriaco. Ah, insomma, ok. Sì, vedi. Ho paura di tutto, quindi. Hai paura di tutto? Di tutto. Ma di tutte le malattie, cioè diciamo, hai paura di avere le malattie. Sì, no, anche dei ragni violino, cioè proprio di tutto. Anche dei i ragni violino? Sì, io sono terrorizzato dal violino, dal ragno violino. Che cos'è? Ho trovato uno, il ragno violino è un ragno apparentemente innocuo, un cosetto di
può arrivare al massimo un centimetro e mezzo, sì, con le gambe. Sì. Sto corpicino, si dice violino, perché sopra c'ha una forma di violino sulla testa, proprio sulla testa, e se te pizzica può provocare anche danni grandi. Io l'ho trovato a casa mia sul Mona e... Ah, ok, quindi bazzica il centro Italia, zona appenninica. No, dappertutto. Anche a Roma, cioè. Anche a Roma. Ah. A Roma sono stati molti casi, anche zona Mandrione. E che hai fatto quando hai visto? Cioè, l'hai riconosciuto subito che è un ragno violino? Cioè, sì, questo... io poi l'ho fatto. Guarda, tu si vede vuoi vedere la foto? Sì. Si vede in televisione. E poi la mandiamo, la proiettiamo qua. Però te la faccio vedere perché insomma io mi sono spaventato. Anche perché tu sei sempre allerta per questi ragni violini, quindi appena vedi un ragno fai: ah, sì, no, questo non perde tempo, ragno però violoncello. Te lo voglio far vedere perché io sono orgoglioso di averlo fotografato prima di ammazzarlo. Ah, l'hai anche ucciso tu? Ammazzato di brullo schiacciato con tutto il dispreto, con tutti gli strumenti l'ho ammazzato. Ah, no, cazzo, sto a far vedere un po' le cose. Vai, vai, spero. Vai, se vuoi faccio un allora, passo. Allora, era st'estate, ci siamo. Poi tanto si riconosce perché c'è un lavandino, che è quello di casa mia della cucina. E quando questo è il pizzico che poi mi sono trovato il giorno dopo. Ah, quindi t'aveva purgato. Non so se è stato lui o un parente. O qualcuno, una vendetta è stata, certo. Una rappresaglia che eccolo, sul Mona abbiamo imparato. Io te lo allargo. Questo è il ragno violino. Ah, questo è il ragno violino, quindi che comunque fa mezzo paura pure così, cioè sarà pure ammazza. Piccolo però. Sì. No, aspetta, mo l'ho allargato. No, certo, comunque è così. Però vedi, se tu ci fai caso sul corpo c'è un disegnino. Ah, tutto, sì. Che se nero e sembra un violino sulla testa e Fallo vedere così, così. Ma forse vede? Poi ti chiederemo la foto la mettiamo qua. Beh, sono rimasto un po' così colpito, ma a parte l'ipocondria, però sono abbastanza esperto perché c'ho mio suocero che era un medico, mio cognato medico, cugini medici, mia moglie farmacista, quindi immaginate. E tu atleta / comico, questi sono i tuoi percorsi. Non so quale dei due, di quale dei due devo essere orgoglioso, non lo so. No, mi pare entrambi comunque sia, ha visto da qua direi entrambi. Mio figlio guarda voi, non guarda più me, pensa che è figata. Vabbè, quello cioè quando ha saputo che venivo a Tintoria, lui è impazzito, Mattia. Dice papà, no, voglio venire con te. Poi invece c'ha la tesi, quindi non si è potuto muovere, però è proprio... E beh, le generazioni, no? Io vai su Rai 1, devi dire solo determinate cose. Cose che abbiamo detto qua, ragno violino non si può dire. Ragno violino, se lo dici il Rai crolla tutto, viene giù tutto. Io quando sono andato a Sanremo, Carlo Conti mi ha tagliato la parola Xanax. Ah sì? Certo, però era il pezzo, girava tutto a Xanax. E che ti hanno fatto di ansiolitico? Non si può dire manco ansiolitico, perché loro pensano che tu, se dici su Rai 1 ansiolitico, è come se incoraggiassi le persone a prendere gli ansiolitici. Non sto a scherzare, guarda, è una cosa allucinante. Io ho paura adesso di qualsiasi cosa sul Rai 1. E questo quando te l'hanno detto? Cioè tu dove andare? Mezz'ora prima di andare in scena. Perfetto. Ma non avevano già fatto un check del pezzo? Immagino. No, perché Carlo conosceva il pezzo, sì, che era la paura del volare. Io sono veramente molto ipocondrico, quindi anche sul volare io non volo. Io sono andato a fare convention all'estero con la macchina a Budapest, a Sofia. Io mi ricordo a Sofia, in Bulgaria, il mio fonico mi chiama da Sofia, dove sei io? A Zagabria, che stavo facendo veramente. Certo. E quindi quando sono arrivato lì, Carlo, allora mi ripeti il pezzo, non so se mi sente Carlo, ripetimi il pezzo, un po' Pippo Baudo, no? E io gli ho ripetuto il pezzo, no, questo non si può dire, questo non si può dire, questo non si può dire, che cazzo è rimasto Carlo, gli ho detto. E allora sono andato con gli autori di là, l'abbiamo un po' aggiustato, però... Mazza, però, ma perché prima dell'esibizione non era il caso di farlo? È così, dici? I misteri della Rai, fermiamoci qua. Non lo so, non so che dirti, però veramente è pericoloso in Rai dire determinate cose. E, no? Anche tipo buonasera, no? Perché poi il giorno si incazza. E poi com'è andata a Sanremo? Ti sei divertito? No, poi è andata bene, perché io sono un animale da palcoscenico, insomma, un po' d'esperienza l'ho recuperata negli anni. Comunque quindi... in 35 anni qualcosa metti insieme. Sì, diciamo, poi mi hanno massacrato i critici, perché che poi i critici hanno solo occhio per determinati tipi di comicità, l'intelligenza, sai, quelli Capalbio e robe varie. E invece
io sono un po' pop e mi piace piacere ai bambini, agli anziani, a tutti, e quindi c'hai un certo tipo di linguaggio, un po' poco comedy adesso. Stand up. Ma tu ti sei perché una cosa che mi chiedo sempre vedendo i comici a Sanremo è che mi sembra una cosa non divertente, cioè da fare mi sembra poco divertente Sanremo, che comunque è più, cioè te la godi poco come cosa dal vivo. Non, mi non sembra. È proprio divertente per niente. Infatti. C'è una tensione lì. Intanto è una gara di canto, quindi che cazzo c'entra il comico? E non ti ascoltano proprio. Cioè, io per carità sono stato fortunato perché poi li ho acchiappati, sai come si dice, no? In gergo nostro comico, l'ho presi. Però insomma si mettono così, adesso fammi ridere, un po' come facevano a Roma all'inizio di carriera a me, faccia ridere, che una volta gli ho detto dammi il tempo, no subito, cioè, che miseria, a Roma adesso loro sono educati, ma a Roma facevano certe battute, c'era un locale, si chiamava adesso l'Alfellini, no adesso al Mastro Ianni, adesso si chiamava Alfellini, è nato diciamo là la corrida, si lancio parti, sì. No, che si esibivano i comici e ti tiravano i cancellini. Che già come concetto è un po'... cattiveria proprio. La gente non vedeva l'ora di via il cancellino. E tu stai là, cerchi di farite. Che stavo a dire? Che Sanremo poi li ha acchiappati, perché quelli antipatici, ma almeno a Sanremo non ti tirano niente. No, però volevo dire un'altra cosa. Alfellini. I cancellini, il pubblico adesso è... Le battute. Ti facevano le battute. Ti massacravano. Io... ho sempre adorato cantare. Una volta ho avuto la pazza idea di entrare in scena e subito fare un acuto di quelle, era una romanza di Claudio Villa, no? E quindi entravo e facevo sta scritto sul cancello della villa da giù, attenti al cane. Là come cazzo fai a continuare? No, cioè, se mi devi dire come cazzo fai a continuare. Se là ti ha distrutto, e tu, perché là se ti arrabbi hai perso. No, hai perso, se... ci ridi, ho applaudito io. Sono stato mezz'ora a applaudire proprio, cioè, per prenderlo. Mezz'ora e poi fai a posto, io ho finito. Grazie, buona serata a tutti. Certo. Io ho fatto Erotica Tour, ragazzi. Che cos'è Erotica Tour? Era un tour, non proprio porno, ma erotica. Scusa, tour. Che cos'è? Un tour è... non proprio porno. Non so se qualcuno ha mai sentito Erotica Tour, cioè si esibivano le attrici. Le attrici. E in cosa si esibivano queste attrici? Si esibivano, io mi ricordo che certe volte sparivano proprio i microfoni, di tutto spariva. Certo. No, non è una battuta, può sembrare, perché... Questo Erotica Tour dove si svolgeva? Allora, a Roma si faceva l'Air Terminal, che era una situazione che era nata negli anni 90 per i mondiali, poi non l'hanno più utilizzata, ed era un posto bellissimo dove si potevano fare spettacoli, concerti. Organizzarono queste erotiche, io un po' di comici di alloggio, cioè, adesso per esempio Gianluca Belardi che è un autore televisivo, c'era Stefano Fabrizi che è un altro autore molto importante, Paolo e Marco Scontrino alla Casa, insomma i comici che andavano in quel periodo, avevamo messo su uno spettacolo per Erotica Tour. Cioè, quello va, no, venite, dovete fare ride. Io mi ricordo la gente che proprio quando entravamo noi comici ci tiravi i mozziconi, andatevene. Sì. Andate. Volevano proprio vedere altro. Se si è andato a vedere Erotica Tour, poi con tutto il rispetto, arrivate voi. Non era quello che mi aspettavo. Ma per dirti, è entrata una... non so come chiamarle, cioè performer. E si è presentata per farti capire che tipo di pubblico. Ciao, sono Luana da giù. Oh, troppa trama. Te lo giuro che mi possono, te lo giuro, certo, così io stavo dietro, guardavo. È stata un'esperienza, ecco perché poi non ti fa più paura, vai a fare serate 5.000 persone. Dici l'Ariston, magari comunque. Non fai l'Ariston, sì. Che ti fa paura, la gente... Io una volta sono andato a fare una serata dove c'era Yo-Yo Mundi, Just Mamò e Marlene Kunz. Sì. Te ne ho detti tre proprio, e stavano al Festival di Todi. Io ti giuro, in quei 5 minuti che cercavo di presentare il mio spettacolo prima di loro, ho ricevuto sul palco la qualsiasi, pure un assorbente mi è arrivato. No, ti giuro, proprio perché loro aspettano il loro beniamino. Quindi tu comico che non sei neanche conosciuto, quando è sul palco ti massacrano, proprio. Ma gli scusa, sputi, di tutto. L'assorbente era usato? No.
Perché? Oddio, non me lo ricordo. Non ci ha fatto caso. Era bianco, magari, però. Magari non ha, non è proprio controlli, dice. Allora non è usato. Non mi sento mancato di rispetto. Anzi, guarda, questo per l'emergenza può essere utile. Così può poi utile. A un certo punto fa la figura a gentiluomo. Per caso serve? Però mi ricordo solo che era tradizionale, non era quelli. Era che... tradizionale. Che questo è importante. Questo lo dice perché quelli costano tanto. Come, quindi, come si infilano quei? Questo qui faccio un passo indietro. Faccio un passo indietro. Ho dei sospetti, cioè, però non voglio avventurarmi in questa cosa. Tu vedi in televisione, fatto. Sì, in televisione sembra che. Però come se sarà, non lo so. Possiamo chiedere se vuoi. Possiamo chiedere, non lo so. Lo chiederemo. Potremmo, ma lo chiederemo. Meglio di no. È comunque divulgazione. È comunque divulgazione. Volendo. Scientifica. Sto esagerando, no? No, per niente. Ma figurati. Quindi cioè, tu queste erano queste avventure che ci hai raccontato erano nel periodo cioè dopo la scuola di Gigi Proietti prima di Zelig, sì, era cioè, quel periodo lì dopo la scuola di Proietti, perché il cabaret per me è stato una specie di passaggio, cioè io comunque volevo fare l'attore, lo faccio per carità, però ho avuto insomma un po' di depressione, non mi nascondo, nel senso che era difficile, andavi e non te prendevano, e alla fine insomma c'avevo mia moglie che portava i soldi a casa, farmacista, all'epoca guadagnava 1.800.000 lire, e, insomma portava a casa e pagava tutto lei, faceva tutto lei, insomma sai, ti senti un po' così, no? E quindi mi ero un po' adagiato sul divano, come si dice. E invece c'era questo amico mio, amico, non lo vedo più da tanti anni, però faceva l'università con me, lettere, Andrea, posso dirlo il nome? Andrea Campisi, una grande lo persona. Lo salutiamo. E, che ha detto basta, io non sopporto più vederti lì buttato sul divano, adesso vieni con me, ti porto in un posto. Mi portò in un locale molto bello, tipo questo vostro, però stava l'Alfeus, si chiama, può sì, essere? C'è ancora. Sì. C'è ancora, no? Che facevano musica e poi l'avevano adibito una sala tipo questa al cabaret, e mi portò a vedere questo comico Dario Cassini, un comico molto molto bravo, ecco lui è un po' stand up, all'epoca faceva, io mi ricordo molto Paolo Rossiano, no? E io guardando lui guardai Andrea, grazie Andrea, perché capii che potevo raccontare anch'io delle storie, non conoscevo quella forma di spettacolo, non la conoscevo. E ho cominciato a mettere su del repertorio, no? Come facciamo un po' tutti noi, no? Mi ricordo che raccontai la mia storia, il come cazzo porto ste capille, non so se voi ve lo ricordate, sì. Il personaggio io con i capelli lunghi, scuto, guardato voi al momento non sbagliato. Ti preoccupare. Non ti preoccupare. Perdona. Sei l'ospite, puoi dire quello che vuoi. Giuro che non volevo fare la battuta, giuro. Però mi è capitato proprio di guardare e avevo questi capelli lunghi. E siccome all'epoca, quando tu abiti a Sulmona, tu lo sai meglio di me, abiti a Sulmona, 1982-83, che c'ero adolescente, con questi capelli lunghi, sigaretta, pizzetto, era un po' alternativo, no, con i miei amici, ma come cazzo porto queste capille, e divenne questo un mio tormentone legato a quello dell'attore, perché io lo comunicavo a tutti che volevo fare l'attore e tutti mi rispondono catafato, sarebbe che devi fare tu, quindi catafato, ma come cazzo porto queste capille, catafato, ma come cazzo porto queste capille. Ho capito che poteva diventare un piccolo tormentone, perché all'epoca in televisione andavano lo so che la stand up comedy non permette il tormentone, però all'epoca andava quello in televisione, quindi per farti riconoscere dovevi portare in televisione un tormentone. Poi andando a fare un po' di satira sul fatto che mi ero rotto i coglioni che in televisione andavano solo i belli, sai, quelli con gli addominali scolpiti, sporgenti, no? Così sporgenti che la gente fa scusa, qual è il pisello? Cioè, no? Questa è una battutina, però per far capire quanto mi rodeva vedere quella gente in televisione, ho voluto mandare un messaggio alla gente che noi possiamo anche essere imperfetti e che l'imperfezione, dobbiamo essere orgogliosi di essere imperfetti, quindi di essere grassi, magri. Ho inventato questa storia di Tatiana. Adesso se la facessi adesso, mi metterebbero veramente in galera.
Però invece io volevo fare satira, proprio come dire, siate contente, contenti di avere rotondità, e facevo battute sul grasso, no? E quindi, però ecco, ci sono arrivato in un secondo tempo, lo so che vuoi dire. No, che probabilmente adesso, se tu cominciassi adesso a fare comicità, sì, neanche lo faresti proprio, cioè, perché, o comunque lo faresti in un modo diverso, proprio perché adesso, sì, i tormentoni non sono più quella roba di prima, e poi, visto che poi il tormentone, cioè rimane il tormentone, sì, probabilmente adesso faresti tutto. No, adesso farei altre cose. Un monologo, però che si sviluppa in modo diverso. Tu accendevi la televisione, non ci posso credere, mio, sì, ho vinto qualche cosa, cioè tutti i tormentoni, porca troia, e quindi ti dovevi adeguare per rimanere impresso alle persone. Adesso è tutt'altro. Adesso, ecco, voi fate bene quello che fate. No, ma in realtà è molto interessante questa cosa, perché adesso ci voglio tornare, però dall'Alpheus a poi arrivare, diciamo, a Zelig. Mettiamo, sì, Zelig prima serata, sì, come punto più alto, sì, proprio di un certo momento di comicità italiana, perché Zelig in prima serata faceva 15 milioni di spettatori. Che non... Però siamo partiti dalla terza. Era una roba. Noi, su Italia 1, terza serata. Quel percorso là, cioè all'Alpheus, vedi la cosa, come cazzo, sì, porti sti capigli? Successe che allora ho cominciato a fare le serate, e quindi, come tu sai, cominci a funzionare, inventai questo coatto romano, no? E, ecco lì, rubai questo dice fa dice a Gigi e lo trasformai nel ninetto dice fa dice, il coatto romano quello gonfio. Io mi ricordo ancora le prime battute che facevo, entravo in scena, faceva coatto romano, sai quelli gonfi che vanno in palestra, quelli che sono talmente gonfi che non riescono manco a fa botte, ma te che, perciò il coatto de parte de capoccia, se sbilancia è più facile. E poi mi ricordo una battuta, la prima battuta sul coatto scritta era quelli che si vantano di andare in palestra. No, io vado in palestra 9 giorni alla settimana, che io gli ho detto una volta, guarda che la settimana c'ha 7 giorni, davvero? Dici che mi stanno a fregare sull'abbonamento? Dici, questa me la ricordo, la prima battuta del coatto. Adesso no, i coatti non ci stanno manco più, cioè, o meglio, non vengono più chiamati coatti, perché coatto, sai che significa, no? Rinchiuso, coatto, erano quelli che uscivano dalle galere, i coatti, i tatuaggi, adesso i tatuaggi tutti, hai visto? Ma non ci ho mai pensato all'etimo di coatto, effettivamente. No, questa è divulgazione, questo stiamo facendo, no? L'Alberto Angela della comicità. ma quindi questo, cioè, dove ti esibivi però? Appena, cioè, dopo hai visto l'Alpheus, hai detto, ah, questa cosa la posso fare pure io, e dove, cioè, i luoghi quali erano in cui, sì, ti proponevi? Tutti i locali, cioè, poi all'epoca andava molto molto il cabaret. C'erano tanti locali, io facevo 2-3 serate a sera, quando poi ero diventato bravo, cioè, si lavorava tantissimo. E... tipo la primissima. Poi i nomi non me li ricordo tutti i locali, però. Cioè, la prima volta che tu hai visto questa cosa comica funziona, sì, sì. Quando è stato? Allora, a Latina, mi ricordo a Latina, in un locale, non so se c'è più, però insomma, vabbè, un locale che... Tra l'altro il proprietario di questo locale ha messo su una società, proprio col mio spettacolo tanti anni fa, adesso è una società che produce grandi eventi, la 2010, e sono diventati veramente grandi, e il proprietario di questo locale mi faceva, l'ho detta questa cosa perché lui mi ha fatto lavorare, per gratitudine, perché bisogna essere sempre grati quando te fanno magnà, tu devi sempre ricordare da dove vieni, cosa fai, eccetera. Andai a fare questo locale e mi ricordo che era all'aperto e io andavo tra i tavoli. Mi ero stufato un po' di stare lontano dalla gente, il cabaret devi toccare, quello del pubblico, no? E andavo, dai, cominciamo proprio a fare coatto, dice, oh, ma dai che motta da una pizza, e la gente vedevo che ridacchiava, ho detto, cazzo, sta cosa funziona, e ci ho lavorato su ed è diventato Ninetto, il fidanzato di Crusca, l'amica di Tatiana, la ci ho inventato proprio tutta una storia, e Ninetto era un bel personaggio. Quindi prima il coatto hai fatto? Coatto. Poi hai fatto come cazzo? Poi mi hanno minacciato. Te l'hai minacciato chi? Non dico chi però. Ah, dico, okay. Chi? Ho detto, guai a te se fai ancora i coatti, perché tu sei sul Mona e quindi devi fare i personaggi abruzzesi. Come se tu a Teocoli vai e dici, non devi fare caccamo perché non sei napoletano. Mi sembrava assurdo, no? Approvazione culturale, dici, del sì, coatto. Sì. Vedi, coatto, i coatti romano, erano già proiettati. Ti giuro, mi hanno minacciato il brutto. Cioè, ma ero un comico. E allora, ah, un comico? Sì, ah, sì. Vedi. E allora... Chiaro. Una volta stavo era, con mia moglie, ma... ha detto non lo può dire, però. No, non me si può dire. Verdone. Salutiamo il maestro. No, farebbe no, no. Verdone è così lui, No. E mia moglie stavo in macchina
con mia moglie andavamo a portare, una volta si portavano i manifesti direttamente al locale, 50 manifesti che li mettevano nel quartiere, no? E chiedemmo un'informazione e mi rispose, perché una volta non c'erano mica i navigatori, dovevi chiedermi scusi, poi arrivavano certe risposte, mamma mia, una volta sempre a Roma, bello, stavo a via Montebello, faccio scusi, devo andare in viale Mazzini, quello, e vacci. Ti giuro, roba vera, sì, sì. Sul palco è bello portare molto la realtà, no? Certo. E insomma, vediamo sta ragazza, Maria fa, mia moglie, chiediamo a sta ragazza dov'è, via Montelepre, ma non mi ricordo, verso la Balduina, e questa, ma bella, cioè una ragazza bella, proprio vestita un po' in modo eccessivo, come se faceva una volta, gonna leopardata, colori a schiaffo, perciò è nato lì il personaggio, viene vicino, si appoggia come al vetro, allora si sa ma se ti, allora devi andare sempre dritto, 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 poi ti fermi e chiedi perché io non mi ricordo un cazzo, ciao. Te lo guarda, non sto esagerando, puoi chiedere a mia moglie, puoi chiedere a mia moglie, lì lei si gira e mi fa, tu da oggi fai la coatta, non puoi fare i coatti? Fai le coatte, no, te lo giuro, è nato così. Poi lei andava in farmacia a Torre Angela, quindi immaginate insomma quel quartiere all'epoca che cos'era. Insomma, ha visto un po' di tutto e allora mi ha riportato le storie. Io ci ho scherzato sopra, chiaramente. E quello è stato accettato dai coatti, cioè sì. Okay. Sì, perché io lo facevo in modo scherzoso, non li offendevo. Cioè, ma la cosa che ho riscontrato di più è che mi accettavano più fuori, perché loro pensavano: se lui è coatto e se prende in giro, allora va bene, capito? Quindi quando io andavo, che ne so, in Veneto e piavo per culo il coatto, scherzando, loro erano contenti, lo fa lui, capito? Che là non è che c'è se buon sì, sangue sì, sì. Tra Veneto e, no? Comicità, dico, certo. Comicità Veneto e quella romana. E quindi con i tuoi primi, diciamo, personaggi, con uno spettacolo completo, dici mi esibisco, e a che punto arriva Zelig e quando è che sì. Capisci quella è la cosa che voglio fare? Tu sei anche al Seven Show, però se non sì, sbaglio, sì, no? Ah, sì, è vero. Al Seven Show, sì, feci un personaggio, però era un personaggio proprio creato per la televisione, non era live quel personaggio, era il tenore di vita. E io, siccome mi piace fare il tenore, facevo un caffè, facevo sto tormentone e poi mi inventavo che da giù mi dicevano: sei un maestro di vita. Grazie, grazie, ringraziavo. Cazzata, però era molto televisivo e raccontavo le storie di questo tenore che andava a fare le serate, eccetera. Poi invece è arrivato il cabaret, quello vero, quello che mi ha formato con la gente proprio. Ho fatto dei locali, ragazzi, in giro per l'Italia. Vabbè, se vuoi li puoi raccontare. Gavetta vera. Hai fatto le famigerate piazze, come si anche, vuol dire? Anche quelle sono arrivate. Quelle dopo, certo, non ha senso. Sono arrivate un po' dopo. Il locale era il mio preferito, infatti io sto benissimo qui. Posso stare quanto posso stare? Un'altra quanto due? Quanto vuoi? No, dobbiamo chiedere a loro. Che cazzo è? Allora piano piano defluiscono. Ah, andiamo ok, avanti. Noi rimaniamo sì, qua. Sì, sì, sì. No, vai, finché il locale non stacca. Creiamo un locale a San Lorenzo, il downtown. Locale, noi pensavamo fosse lo Zelig di Roma, no? Io, sempre Gianluca Belardi, questi ragazzi con cui avevo molto legato, creiamo questo downtown. E bellissimo. Dov'era San Lorenzo? San Lorenzo era proprio a 50 metri dalla farmacia, quella che c'è all'angolo lì, dove lavorava per un periodo anche mia moglie. Ah, vedi. Poi ti racconto una cosa che è successa, perché lei ci campava, a me e gli amici miei. No, non sto scherzando. E lì è nata un po' la voglia di uscire da Roma e andare fuori anche a livello televisivo, e infatti da lì partimmo per andare a fare i provini per Zelig. E vi racconto questa cosa, è una cazzata, però è una cosa molto carina. Lei veramente ci campava, ci dava da mangiare, cose, benzina, macchina, mi prestava la sua macchina. Cioè, un giorno lei forse non ce la faceva più a fare questa vita, cioè io de notte e lei, quando io venivo a dormire, lei si alzava per andare in farmacia, non si poteva fare. Allora lei decise di licenziarsi. Io e Gianluca Belardi uscimmo dal locale, andammo verso la farmacia, perché Maria ci portava a mangiare pulcino ballerino, si può dire, sì, non so manco se c'è più. Andiamo alla farmacia, Maria fa, senti, io mi sono licenziata, io non lo so perché, ma contento, cazzo, io sono per il rischio, per no? Chi non risica non rosica. Ho visto l'amico mio sbiancato, fa, ma che cazzo hai fatto? Ma che sei matta? E mo chi ce magna? Chi ce fa magna a noi?
E questa te l'ho raccontata perché, ecco, il downtown è stata la molla per farci andare a Zelig. Videro che a Roma c'era una struttura molto simile a loro. Ma il downtown poi, questa struttura c'era? Non c'è più o adesso. Se, no, ma quanto no, è durato questo downtown? È durato 5-6 anni. Ah, poi. Vabbè, ammazza, sì, 5-6 sì, anni comunque. Ma era un locale, sì, che era solo, cioè, vostro, cioè, comprato da voi? No, cioè, c'era, l'avevo, credo che la... Quello che c'era proprio, che ci ha chiamato a noi per fare le programmazioni, okay, eccetera, credo che sia stato il gestore, non il, okay, proprietario. Okay. Infatti mi sa che è proprio finito tutto perché il proprietario poi l'ha venduto, è andato via, insomma. Però era bello perché c'era un bel pubblico come loro, veramente. Proprio e tutte le sere facevate cabaret, spettacolo? Tutte le sere. Ed era bello perché poi giravano i comici, no? Venivano tutte le sere. E scusa, c'era un pubblico tale a Roma che tu potevi andare tutte le sere, il pubblico, perché immagino, sì, cioè tu non facevi ogni volta roba nuova. Noi facevamo però molto laboratorio, okay, lì al downtown, nel senso che anzi, una cosa che vorrei fare, se mi permettete, qualche volta vengo a provare un pezzo col pubblico. Guarda, noi il buco dentro, sì, provo, sì, il pezzo e me ne vado, poi lo tagliate. No, no, ma noi facciamo qua una serata di laboratorio, ah, cavolo, che ancora non è ricominciata, tra l'altro. Sì. Però vengo volentieri se mi ospitate. Guarda, no, vieni, cioè, guarda. Quando sei esibita, non qui però, cioè, a Roma anche tipo questo Dado, cioè... come no, un sacco, sì, di, sì, gente, sì, sei, Dado, sei esibita. Parte di quella, cerimonia. Sì, sì. Dado viene nel giro stand-up, bazzica... Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, e quindi facevamo laboratorio, provavamo i pezzi. Lì sono nati tanti, tanti pezzi che poi abbiamo portato in televisione. E quindi arriva il fatidico momento, Zelig, che quindi era il locale storico a Milano, che dice: noi adesso facciamo la terza serata, venite a fare provini, armi e bagagli, dici: questa è l'occasione della vita, vado a fare la terza serata in televisione, quando, sì, mi ricapita. E diciamo che io e Gianluca Bellardi andammo a fare, perché lui faceva con la chitarra e io entravo e facevo il quarto, dice, lui mi traduceva, tipo io stavo là e lui faceva, io ero lì, capito? Amici mia! E lui con gli amici sua, facciamo sta cazzatella, no? Però funzionava molto all'epoca e mi ricordo che andammo a fare questo provino per una trasmissione di Paolo Rossi che si chiamava... sulla testa. No, quella dopo sulla, okay, testa, non, ah, Kowalski, okay, quella in mezzo, vabbè, insomma, una trasmissione di Paolo Rossi. Non ci presero lì per la trasmissione di Paolo Rossi, però Gino e Michele videro questo... Questa coppia che poteva andare bene per quest'altro tipo di trasmissione, ci presero per Zelig. Terza serata c'erano Ale Franz, c'erano Figaro e Picone, c'ero io con Gianluca, poi c'era Flavio Reglio, poi c'era Bisio che veniva a fare un po' il capocomico ed era bello perché agli inizi lui si sentiva molto nel gruppo, poi dopo è diventato il presentatore e i comici potevano cambiare, lui rimaneva sempre. Invece all'inizio eravamo un bel gruppo e lui era bello perché lui partecipava proprio, cioè eravamo un gruppo con lui, poi lui si è tirato fuori e è diventato il presentatore. Però è anche giusto perché ci voleva una persona carismatica come Bisio che portasse il gruppo in alto. E mi ricordo che quel gruppo fu forte, forte, forte all'inizio. E all'inizio terza serata su Italia 1. Su Italia 1. Sì, ma facevamo ascolti che adesso, cioè 3 milioni e mezzo con il 22% di share all'epoca, adesso non è improponibile, adesso ecco ci sono televisioni alternative, quindi... Sì, no, poi adesso, sì, ecco, diciamo una terza serata, non so quanti numeri faccia, ma non ci avviciniamo. 200.000 spettatori. Sì, se forse 200.000 è anche un programma che dice, oh, siamo andati. Anzi, no, io parlo delle televisioni generaliste. No, no, certo. Altre televisioni, è giusto. Però l'è cambiata la cosa, cioè tu hai visto, cioè, da quando hai fatto Zelig, subito è cambiata la tua vita? Oppure... La vita è cambiata, io mi ricordo, il giorno dopo della prima puntata andai con mia moglie al Fiordaliso a fare la spesa, no? Tipo un supermercato del nord, non so manco se esiste ancora, andammo a fare la spesa e la cassiera, chi è Tatiana? Cazzo, io e mia moglie siamo girati, cazzo che bello, mi ha riconosciuto, la prima volta. E poi mi ricordo anche la prima mail che mi hanno mandato. Bellissimo, perché adesso mica con i social non c'erano, quindi mandavano la mail, cercavano la tua mail, bellissimo. La prima mail era: ciao, sono Tatiana, li mortacci tua. Perché giustamente poi bastava che fossi un po' cicciotta, ti chiamavi Tatiana, tu chi è Tatiana? Ti dispiace quello, però la satira era un'altra. No, infatti anche l'altra volta
a Riccione c'era una ragazza che poi è venuta a parlarci e ha detto che c'è, la prossima chi c'è, cioè viene Gabriele Cirilli, fa io mi chiamo Tatiana e quando ero, cioè all'epoca ero grassa, mi ha detto, quindi vabbè, gli dico qualcosa, no? No, però sì, cioè comunque devi comunque trovare, cioè già è difficile trovare una persona che si chiama Tatiana, sì, forse sì, in sì, più sì, anche che abbia questo, sì, hai cioè, intercettato una... No, comunque cioè in realtà allora era chiaramente un personaggio forte, ma molto forte, cioè io mi ricordo, ho fatto il primo libro di Chi è Tatiana, abbiamo fatto 100.000 copie così, che mi chiamò Rodolfo Di Gianmarco, il critico, e disse, senti, io ti devo purtroppo intervistare, cioè proprio così, nel senso che era schifato, perché chiaramente non era uno scrittore, avevo messo sul, è come quel mio libro, è come se fosse stato un gadget, no? Del personaggio, no? La gente andava lì per prendere, manco per leggerlo, c'ho il libro di Tatiana, capito? E 100.000 copie così, boom, siamo arrivati a 350, mi sentivo Bruno Vespa in quel momento, cioè, ti giuro. Mi sentivo uno scrittore importante. E sì, io ce l'ho il libro, l'ho comprato. Veramente? So quello che è sia Tatiana sia Come cazzo sì, come che quello dopo. Che era, sì, che era mix. Quella era una ristampa, pensa, eravamo arrivati a non so quante copie che avevano deciso di mettere da una parte Come cazzo portasse sì, capille e dall'altra Chi è Tatiana. Ecco Stefano, Madonna, quanto so vecchio, c'è ragazzi, cascato con la ristampa. Comprato su eBay a 3,50 euro, però... Oh. Però comunque, cioè, appunto, ancora fa girare l'economia. È una cosa che cioè, però devo dire che per l'età tu quanti anni hai? 36. Beh, cioè, cazzo, c'ho 20 anni più di te, quindi vuol dire che quando facevo Tatiana io ce n'avevi 8-9. No, guarda, quella sì, è una cosa comunque che è rimasta come tormentone. Cioè, è quello che forse il tormentone è più noto, secondo me, di Zelig. Perché poi se uno deve fare oggi una parodia di un tormentone, comunque il primo a cui pensa anche è quello lì, o in generale pensa a un tormentone è quello là, quindi è vero, comunque era, cioè, era molto forte. Però cioè, tu come te la vivi questa cosa di averci questo tormentone così forte, cioè magari ti faceva piacere, non so se poi tutto il tempo, però a un, certo, a un certo punto dici questa roba. Po', a me proprio Carlo Verdone, che tu hai nominato prima, mi disse ma so cazzi tua, perché quando tu fai un personaggio così forte puoi uscirne fuori, è un po' complicato. Io insomma credo di esserci un po' riuscito, insomma, dopo tanti anni. Sì, 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 però, credo, insomma, spero. Però perché... com'era, cioè quando è che hai sentito che il peso di questa cosa? Quando mi hanno chiesto di rivestirmi alla festeggiare i 20 anni o i 25 di Zelig, dai, ti va di rifare Tatiana. Io c'ho tutto a casa, che rimane là come storia, mi sono rivestito, mi sono guardato allo specchio, baricocele che usciva dalla gola, cioè il tacco, cioè non detto no grazie, no, soppicavo, cioè non... E quindi scusa, terza serata già cambia tutto, ti riconosce la cassiera del supermercato e la prima volta che ti riconoscono e ti fanno Chi è Tatiana è bello, sì, dici ammazza, vedi, gli è sì, piaciuto. Poi la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, e quindi già dalla terza serata c'è stato, perché questa è una cosa sì, che chiediamo spesso ai comici, perché fare Zelig in quel periodo, soprattutto quando sì, poi sei andato in prima serata, era, cioè, era fare il Super Bowl. Guarda, ti conosceva tutta Italia. Quanto è stato forte quel personaggio, che subito dopo, dopo qualche tempo, ho incontrato Nicola Piovani e Vincenzo Cerami. Uno è Oscar, l'altro quasi Oscar, purtroppo Vincenzo non c'è più, però che mi hanno chiamato e abbiamo messo su uno spettacolo insieme, cioè io ho fatto uno spettacolo, Che bella serenata, scritto da Vincenzo Cerami e con le musiche di Piovani, proprio mentre Benigni vinceva l'Oscar, era quello il periodo, quindi insomma, proprio grazie a quei personaggi che ho fatto lì a Zelig, Tatiana soprattutto, videro una videocassetta loro, pensa, che io mandavo in giro, no? E gli piacque molto questa perché Vincenzo era molto innamorato dei personaggi in genere, infatti lui ha scritto tanti film per Antonio Albanese, che ha fatto dei signori personaggi. Io anzi lo farei un applauso a Antonio Albanese, perché no, scusate se sì, mi sì, sono sì, permesso sì, no, giusto. Prossimo ospite del podcast, magari speriamo, no, anzi, quando vuole, è una bellissima persona, ne approfittiamo lui, per una invitare. Bellissima persona, se ha iniziato vuole. Anche lui, ecco, con i personaggi lui però è stato bravo e capacissimo ad abbandonare tutto quello che è stato, si va a divertire ogni tanto con la Jalapas, si va a divertire, però ecco è diventato insomma quello che tutti conosciamo. E Vincenzo Cerami quindi fu colpito da questi miei personaggi che raccontavano un po' la borgata romana, la borgata così.
Tipo nei tuoi spettacoli, quando facevi altri personaggi, né, ti dicevano facce Tatiana, sì. No, cioè, quindi cioè, pure quello era, poteva essere. No, il successo vero, sai quando l'ho capito? Mo, mentre dicevi questa cosa mi è venuto in mente, quando sono andato a fare una serata a Bolzano, io ho detto chi cazzo mi capisce a Bolzano? Parlano tedesco. Tuttora quando vado mi chiedo chi è lì, con la col cap, figurese, no? E con la macchinetta, con la mia Punto. Che certo, perché comunque in macchina. Comprammo io e Maria, a mia moglie, comprò lei, pagando 500.000 lire al mese, senza interessi, dando un piccolo anticipo, per 20 memo, non mi ricordo. Partì con sta Punto e io ho detto, mamma, io, ma perché sono venuto a Bolzano? Ma perché? Insomma, passai il finestrino, chiesi questo club dove fosse, questo si gira e mi fa, chi è Tatiana? E lì ho capito, cazzo, se sono arrivato qua vuol dire che cazzo, Bolzano, Bozen, la parlano sì, così, Chirilli! Sì. Ma invece, senti, tu dicevi appunto la mail che ti è arrivata di una persona che... Ma hai avuto altre esperienze simili di persone che ti dicevano appunto mi chiamo Tatiana o comunque proteste da questo punto di vista? Oppure... Ma devo dire che comunque è stato accettato un po' da tutti. Perché proprio credo che abbiano capito che era un modo di scherzare su... Cioè io scherzo pure io su di me. Io mi ricordo la prima battuta che feci a Zelig su me stesso. Dice, scusate, metto il gilet perché sotto c'ho tre rotoli che se mi metto a correre mi applaudo da solo. Cioè, per dire. Sì, sì. Quindi scherzo io su di me. Quindi capisco, hanno capito, secondo me, che quel modo di scherzare con gli altri era proprio per cercare di... far arrivare il fatto che dobbiamo essere tranquilli delle nostre imperfezioni, ma chi se ne frega se uno è magro, alto, nasoni. Io ho inventato battute sul magro, sul naso, su de tu, cioè proprio per esorcizzare, ecco, la parola giusta è esorcizzare. Sì, era pure una comicità secondo me coerente coi tempi, cioè nel senso appunto è un tormentone che è rimasto, io guardavo pochissima televisione e comunque chi è Tatiana lo conosco, lo so, me lo ricordo. Era una cosa coerente con i tempi, credo, perché io non ricordo una se venisse problematizzata la no, comicità. All'epoca no, c'era, all'epoca non c'era proprio. Anzi, veramente no, cioè, credimi, guarda, si poteva scherzare un po' su tutto. Io mi ricordo che a Zeli che io ho nominato Marche, ho fatto battute su Berlusconi, di tutto si poteva dire una volta. Adesso veramente se qualsiasi col politically correct non puoi più dire nulla. Cioè io per esempio perché mi metto nei panni, per esempio Amadeus, no? Che è un grande amico, però se avesse avuto le palle, Duro lo doveva far esibire alle 9 di sera, non alle 2 di notte che è il suo orario, non so come dirti. Quindi all'epoca si poteva dire tutto, adesso veramente dici, sai, sono andato al bar a prendere un cappuccino, e no, cappuccino non si può dire perché ricorda, che ne so, sono andato, ho preso un wurstel. Wurstel, l'hai detto in modo talmente cattivo noi che l'hai detto, il wurstel fa male, cioè veramente una cosa allucinante. Ma infatti scusa, questa cosa adesso che hai detto del wurstel, a te è successo? Io feci una battuta sul wurstel, ma preso dal giornale, tipo avevano trovato in Germania un wurstel che tutto c'era fuorché carne. Io feci una battuta, ma non mi ricordo quale, però feci su questa cosa e mi è arrivato, non mi hanno querelato, però mi è arrivato in camerino uno scatolone dei wurstel con una lettera, assaggi questi, non sono come quelle che, di cui parla in televisione. Cioè, veramente, dicevi una cosa... La testa di cavallo. Sì, la testa di cavallo nella comicità. Sappiamo dove stai. No, però comunque sono cose, secondo me, poi sono tematiche diverse, nel senso sì. Politicamente corretto è chiaro che se parli di persone, di diritti, di persone, eccetera, quello è un caso in cui c'ha senso, secondo me, cioè dare ascolto a quelle che sono le richieste di categorie di persone che ti dicono guarda, magari su queste cose stiamoci attenti, però sì, cioè sui Wurstel, cioè se stanno a parlare di cose appunto che non riguardano la vita e la morte di una persona, ma riguardano un prodotto, cioè ci si può pure fare una risata, ecco, secondo me. Esatto. E poi sì, chiaramente, cioè quello che facevi tu, appunto, non essendoci quella consapevolezza negli anni 2000 di fare battute sul peso della gente, cioè comunque è normale che succedesse questa cosa. Sì. Appunto, chiaramente oggi se ti approcciassi oggi ci avresti una forma mentis, penso, diversa. Assolutamente. Suppongo. Io mi ricordo una battuta, feci a Zelig una battuta e non l'hanno tagliata, che se la faccio adesso, sul basso. Non mi ricordo se era rivolta a Pupo o a un'altra persona, tipo, dice talmente basso che se vai in montagna i funghi e gridano no, no, cioè dura e cattiva, però all'epoca me la fecero fare per farvi capire
che oggi veramente dice una cosa del genere, sì, pericolosissima. Sì, sì, le persone ti dicono. Insomma, dipende sempre dal contesto in cui lo fai. Cioè se... No, infatti, secondo me c'è anche quella cosa che prima, però questa è un'impressione, in un contesto come Zelig, che ovviamente premiava il tormentone e il personaggio perché era la cosa che poi rimaneva, risuonava, certo, nelle persone e quindi faceva spettatori, vendeva poi biglietti, riempiva le piazze. Quella è una cosa che ti permette di creare pochissimo contesto. Esatto. Cioè la cosa che dicevi tu prima della la satira di accettazione fisica, cioè come siamo ci accettiamo, un contesto come Zelig che ti fa fare il tormentone non te la lascia passare molto quella roba, ti lascia passare chi è Tatiana, la battuta, oppure e quindi rimane quella cosa e non si crea il contesto dentro cui si può inserire. Sì, la, ma anche se tu ricordi i film dove prendevano per il culo i balbuzienti, prendevano per culo i zoppi, quanti film, no? Io mi ricordo Walter Chiari faceva un personaggio bellissimo, un balbuziente, adesso è impossibile, cioè, però dai, se tu mi metti, mi togli la Biancaneve perché ci stanno i nani e non si può... Cioè, sì, quello cosa... diciamo, quello a me sembra più un eccesso dall'altro lato. Su. Ma là hanno protestato anche persone nane, cioè hanno detto, ah, questo è, cioè, il modo in cui lavoravamo era questo qui, cioè, alcuni hanno detto, e quindi... Sì, quello è l'eccesso nell'altra, sì, poi c'è, nell'altro c'è, chiaramente, senso. Poi quello che dipende dalle singole persone, cioè se uno è nano e dice a me non mi sta bene questa cosa qua, c'è sta l'altro che ti dice no, invece a me mi sta bene perché è lavoro, quindi quello è tutta, però sì, è vero, sì, ci sono stati questi dibattiti, quindi ci sta che pure in quel caso si crea, cioè è molto complesso, non è, appunto, è difficile pure dire una cosa, cioè semplificare, esatto, la cosa, esatto, insomma, esatto. È proprio un... Io sono completamente d'accordo. Cioè, ma a tale quale che lo possiamo fare i personaggi di colore? Perché, ma se io voglio fare un ricordo, voglio ricordare Ray Charles, no, non lo posso fare perché sono bianco. Però quello per esempio è una questione. Ma non è una presa quello in giro, no. È un ricordo, una gratificazione, farlo bene. Sì, cioè. questo è un tema che effettivamente in Italia è arrivato adesso, però perché... Credo, adesso non mi sento di parlare per gli afrodiscendenti italiani perché non ne ho idea, chiaramente. Però che quella rappresentazione là del bianco che fa il nero richiami immediatamente tutta una serie di cose che ci portiamo culturalmente dietro come paese di presa in giro, quindi anche se tu non lo fai da presa in giro... Ho capito. Riporti, credo di aver capito che la questione però, segue. È un peccato. È un peccato. Non poter interpretare Stevie Wonder, Ray Charles, sì, Whitney Houston, tutti, perché. Diciamo che è un peccato nostro culturale che ci portiamo dietro e il prezzo da pagare è che non possiamo fare, esatto, Ray Charles, e questo è. Però noi siamo il paese che faceva la pubblicità con i Re Maggi, con quello dipinto di nero che faceva proprio e quello, giustamente, se sei uno nero che vede quello dice scusa, perché ma che cazzo sì è questo? Esatto. Sì. Perché cioè, come sì cazzo ti sei conciato che mi sta a fare la rappresentazione, esatto, che sembro, esatto, un personaggio quello so delle tabù. Io penso lo puoi fare, cioè, il punto è non colorarti la fascia di nero, però se fai la canzone di Ray Charles quello sì anche... però è tale quale proprio no, deve certo. No quale... sì, tale quale non è certo, chiaro, perché poi non è se no prendi quella roba, però è vero che, cioè, sono cose che secondo me, ecco, una cosa interessante di averti qua è proprio vedere com'è cambiata la comicità e sì come è cambiata la percezione della comicità e come si sia evoluta anche i luoghi dove si fa la comicità, sì. Anche i luoghi. Eh sì, appunto, perché la televisione che c'hai 4 minuti, sì, entra a schiaffo, fai la cosa, è diversa da su un palco dove le persone vengono a vedere e fai il tuo spettacolo e puoi contestualizzare le cose e lì secondo me in questo senso c'hai molta più libertà adesso in realtà, certo, nei contesti che ti puoi creare da solo rispetto a prima quando nella televisione dovevi rispettare le regole della televisione, come nella televisione è ancora un po' adesso, cioè c'hai quei ritmi, quelle cose, quei personaggi, questo si può dire, questo non si può dire. Invece nei contesti questi, esatto, sei molto più libero di fare come ti, sì, pare, assumendoti tutte le responsabilità di quello che dici, perché puoi creare il contesto. Ma anche perché stand up comedy, per esempio, è proprio quello. Cioè, non voglio fare il presuntuoso, però quando è nata per denuncia, no? Ti mettevi sul panchetto, e cominciavi a parlare di quello che volevi, dicendo quello che volevi, no? Denunciavi, era il governo, la religione, quello che... quindi è nata un po' così. È chiaro che il luogo, se tu la fai qui con loro,
la puoi fare, vai in Rai 1, non la puoi fare. No, certo. Però in realtà, cioè, alla fine ormai ci sta, cioè, si è evoluta, si sta tutto, cioè, sia il comico anche in America, per dire, c'è quello che parla de, che so, del cibo sugli aerei che fa schifo, e c'è chi parla appunto di denuncia, quindi comunque è tutto, esatto, un insieme di, sì, di cose. Diciamo che poi, boh, non me ne vogliate, però no, c'è, vai, qualcuno che fa stand-up comedy che usa un linguaggio, secondo me, un po' troppo esagerato. Infatti ti volevo chiedere una cosa, perché tu hai parlato recentemente della stand-up, esatto, comedy, ci si sono avventati, sì, hanno perché scritto... hanno scritto una cosa sbagliata. È come sempre, lì, hanno fatto il titolo, Cirilli si scaglia contro... Ha parlato male della stand-up, perché cazzo invece... ci sono nato con la stand-up. Era un discorso un po' più... Era un discorso un po' più articolato, nel senso, poi quello che dicevo prima, che la stand-up comedy puoi utilizzare un linguaggio bello colorito, però quando poi si esagera... può diventare fastidioso per alcuni, per altri no, però per alcuni... È un'opinione, no? Tua. Opinione mia. Sì, sì, qui ci sta. Nel senso è, ma cioè, non è così la stand-up. Sì, sì, qualcuno, sì, che ha quel... insomma, ma no, come viene in mente chi? Però c'è qualcuno che usa proprio un, sì, linguaggio... Sì, diciamo che adesso siamo, cioè, siamo tanti e effettivamente ci stanno... trovi di tutto, trovi anche un po' di tutto, chi lo fa in un certo modo, chi lo fa in un altro, trovi anche un po' di persone che lo fanno male, cioè che, esatto, pensano di fare una cosa e invece stanno a fare, esatto, un'altra, quindi sì, esatto, in realtà ci quindi sta. Io questo ho detto, semplicemente questo, e ho detto anche questa cosa, che se tu hai coraggio e vuoi cambiare le cose devi usare la stand up negli ambienti dove non si userebbe, allora sì che sei figo. Dice, volete vedere sto ragazzo come bravo, anche se usa un certo tipo di linguaggio e certi tipi di argomenti, ecco, ve lo faccio vedere al TG1, allora diventi un grande. Se ci certo, riesci. Poi là devi riuscire a scrivere un monologo che vada bene, perché sì, secondo me se vai al TG1 e fai, tra virgolette, e fai schifo, allora no, perdono basta. Tutti, perde il TG1, perdi tu, perde il pubblico. La premessa è che devi essere bravo. Devi essere bravo, però chiunque. Bravo per il TG1, quindi scrive il monologo, tenere il contesto, la cosa, però se sì, lo riesci a fare... È sempre questione di contesto pure lì, certo. Cioè, come dicevi tu pure a Sanremo, cioè ti fanno fare delle cose che tu non avresti fatto magari, però per quel contesto là sei, esatto, costretto a fare quella, esatto, tutto, esatto, tutto quello. Ma poi per carità, cioè... Tu stai a casa mia, fa quello che ti dico io. Se stai a Rai 1, fa quello che ti dico io. Sì, stai questo. Qua, poi fa quello che, ecco, voi mi avete messo un po' di tranquillità. Se no, qua puoi dire quello che ti pare. Cioè, non esagerando, sì, sì, perché sennò veramente... Ma no, guarda, in realtà puoi anche esagerare. No. Abbiamo avuto momenti di esagerazione. Ah, sì, eh? Ogni, sì, tanto, sì, sì. Ogni tanto. Tipo, raccontamene uno. Tipo... No, vabbè, comunque... No, se no mi adeguo. No, così m'adeguo. Però prima... Però delle bestemmie sono state dette. Okay. Bestemmi, sì, bestemmi pure? Qualcuna. Droga. Di droga. Ah, sì, se carne, di droga si parla. Poi infatti ti devo fare una domanda che faccio a tutti. No, quello so io che parlo, sì, di droga, cioè, no, diciamolo, no, perché poi sembra che no, hanno parlato di droga, sono sempre io. Io cazzo, ho capito che la droga fa bene. Ma no, aspetta. E vai. Però ti dico perché. No, non vorrei. La chiudiamo questo... qua, fine puntata. No, non chiude, se no mio figlio domani si droga. No, non è quello. È che io vedo, per esempio, a Sulmona ci stanno certi che si drogano da quando avevano 15 anni, stanno meglio di me, vanno in bicicletta, stanno. Cazzo, ha detto, sta droga fa bene. Cioè, gente che va in televisione e confessa, all'epoca io mi sono drogato, ho fatto. E sta benissimo. Io se vai a vedere le mie analisi, tutte stelline, tutte cazzo di cose, non mi sono fatto una canna in vita mia, cioè, che cazzo, cioè, no? Comincio domani, va a fanculo. La domanda in realtà era questa, una domanda che faccio a tutti gli ospiti: che rapporto hai con le canne, con la marijuana? Non lo so, ma io devo tenere il controllo di me stesso. Già se esagero con un po' di vino già mi rode, perché e mi piace tanto il vino, a me piace tanto bere il vino quello buono, quello di qualità, non il vino. Oddio, ho detto una marca che non devo mettiamo. Dire. Bippiamo, questo bippiamo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Un camerino pieno di... No, una cassa di ronco. No, ma bevitelo, mo te lo bevi. Perché facevo all'epoca un monologo sulle pubblicità, no? Ai locali, vedete? La stand-up, no? E facevo la parodia del vino. Vi ricordate la pubblicità? Era quella che faceva... Che stappava da... No? Sì. E io ci aggiungevo... Quindi facevo un sacco di pubblicità, prendevo in giro un sacco di pubblicità, un'altra che prendevo in giro, levissima, purissima, questo ambriaco che andava in... Insomma, facevo un bel monologo, bello forte, e quindi perciò mi sono permesso di dire questa cosa, ma il vino è buonissimo, soprattutto quello in cartone. Quello è più buono.
come si chiama la Revotal, la, Revolut. Tutto buono, tutto. Poi noi qua ti dico, in realtà diciamo pure nomi di brand, ne parliamo bene, ne parliamo male. In realtà Pino come paga, perché ho detto se poi lo bippiamo, mettiamo un altro nome, mettiamo un altro vino. Metti vino Pongo, come esatto. Fanno i discount oggi, lo sai, no? Mettono i, si risparmia, perché i prodotti sono imitazione, la pasta Barella, la Coca-Cola, tonno uno stronzo mettono, cioè, e quindi perciò poi mette vino Pongo. Mettiamo quello, così non ti arrivano minacce da parte minacce della... Ma io scherzo. Della Ronco Company. Sì, non lo sappiamo, era però. Una battuta. Sappiamo sì, che sì, del signor John Ronco. Esatto. Quindi no, per ritornare alla tua domanda, non me la sento. E giustissimo, grazie. Droghe, tu no. Nell'ambiente dell'epoca com'era? Allora, nell'ambiente dello spettacolo è una cosa incredibile, infatti io non frequento molto il mondo dello spettacolo, no, veramente non, però ce n'è tanta e non solo quella, c'è tanti tipi di trasgressioni nel mondo dello spettacolo, non so perché, ma magari stanno anche in altri ambienti, però ecco, nel mondo dello spettacolo è all'ennesima potenza. Ma secondo te anche adesso è più una cosa, cioè appunto quando prima la televisione era quella roba là grandissima, potentissima, anche ricchissima, c'era un giro di soldi diverso, ti sembra che... Ma da quella che non ho frequentato io tu dici? Sì, quella che non frequentavi tu, quella, rispetto a quella che non quella frequenti. Quella non te lo so dire, quella che ho frequentato io secondo me è, insomma, è una cosa che a me non piace, non ripeto, devo essere presente, devo essere padrone di me stesso, devo essere... Se faccio una cazzata devo essere cosciente di aver fatto quella cazzata, se dico una cosa bella, che bello, Cirilli ha detto una cosa bella, non perché magari stai sotto effetto di coca o, cioè, o altre cose. Questo è un mio giudizio molto personale, molto... No, ma anche condivisibile. E allora Stefano, siamo arrivati, tra l'altro... Che dispiacere, stiamo a finire. Che abbiamo fatto? Un'ora e mezza, quant'è? Vi siete stufati? No, che figata, no. Hai visto? Questa non so mia... male. Perché non tornate? Facciamo un bis, qualche altra cosa. Una parte 2, un secondo tempo domani mattina con matinè. Come state messi? Un matinè infrasettimanale. Il locale li facciamo riaprire a tutti, ragazzi. Domani saranno entusiasti. Quindi Zelli, che è successo? Poi adesso invece sei più attivo su. Abbiamo visto in televisione, tipo tale e quale, sei ospite fisso praticamente. Sì. Io ho ringraziato la Rai perché... Ah no, ti ho interrotto, scusa. No, vai. No, vai. No, era solo per capire, cioè, poi com'è l'evoluzione, perché comunque di un comico è sempre... Cioè, c'è un momento in cui c'hai massima popolarità e poi comunque uno continua a fare delle cose, però è sempre un po' meno sotto i riflettori. Ecco, cioè, tu come... Cioè, come si vive questo momento? Nel senso che è una cosa, un sollievo da una parte, che c'è meno ansia di prestazione, dover fare chissà che... Oppure dici, devo tornare, che ne so, a fare una roba? Allora, io stavo dicendo, ringrazio, ho fatto una battuta alla conferenza stampa, no? Che Carlo Conti, tutto contento, ha detto, la Rai mi ha rinnovato per altri 3 anni il contratto, e io mi sono alzato e vai, perché, cazzo, 3 anni che lavori pure tu insieme a lui, no? Quindi sì. Ringrazio la Rai per questo contratto a Carlo Conti, dico, e a me no, sì, a lui, sì, però sì. Se ce l'ha lui, insomma, è un amico... No? Devo dire che insomma la casa, il mutuo me lo paga Carlo Conti, quindi, Carlo Conti tra l'altro, che quando vuole venire ospite al podcast lo guarda invidiamo. Che lui verrebbe tranquillamente, verrebbe, se volete glielo dico, dico. Lui è molto attento. No, perché io pure ho il mutuo, quindi vediamo se Carlo, se puoi, se vuole, se riusciamo. Basta che non fa la blackface. Esatto. Che lui ce l'ha. A posto. Ti chiedo Carlo anche una cessione del quinto, quello che... Sì, sì. Allora io mi rendo conto che quando fai troppa televisione alcuni ambienti te li pregiudichi, nel senso, almeno al momento, perché se tu vai da ospite e dici prenderesti Gabriele Cirilli in tuo film, non so se proprio lui si mette lì e dice "Ma sì, Gabriele Cirilli, insomma, anche quello televisivo, sono ambienti molto di nicchia, cinema, fiction, teatro, televisione eccetera, però a me piace tanto fare la televisione perché entri nelle case delle persone,
Cioè, mentre quando fai teatro vengono loro da te, a casa tua, ed è bello vederli uscire, pagare il biglietto, vengono a teatro, lì c'entri tu, ed è per questo forse che bisogna avere un po' di rispetto, nel senso che, ed è per questo che magari a Rai 1 o altre televisioni generaliste cercano di farti dire determinate cose, perché comunque tu entri dentro a casa delle persone, non sai chi c'è, se ci sono bambini, anziani, insomma, magari qualcuno non condivide quel tipo di linguaggio, quell'altra cosa, eccetera, eccetera. E mi piace molto. Il giorno dopo scoprire le persone che hanno pensato di te, no? Che pensano di te, di quello che hai fatto la sera prima. E io ho anche tante critiche. A me mi incazzo solo una cosa. Quando vai sui social e scrivono Aciri, non fai ride. Ci sta, ma devi aggiungere, non mi fai ride. Perché se non fai ridere vuol dire che nessuno ride alle mie, a me, a Cirilli, no? Invece se tu metti non mi fai ridere, l'accetto. Anzi, ti chiedo pure perché. E mi fa piacere se tu mi fai una critica costruttiva. Se invece tu scrivi così, perché devi far incazzare il comico, fai cagare, non mi piace. Sfondi una porta aperta. Guarda. Vero? Su questo sì, siamo penso tutti d'accordo. Sì, in quest'epoca di social. Sì, il commento più è di solito è quando si ride, oppure quelli si... Ma infatti quello che voglio fare quando dicono questa cosa è mettere il timestamp di tutti i momenti in cui sono da risate, ecco, così uno ci clicca a un minuto qua. E 13 qua, hanno riso. Sì, no, ma no, i social, io non voglio aprire un che si è fatta una certa, però hanno dato purtroppo, anche per fortuna, perché la libertà è bella, però la parola anche a chi non dovrebbe averla. Nel senso, non siamo tutti uguali, purtroppo. Non so come dirti. Se no tutti andremo a fare i chirurghi, tutti andremo a fare i giornalisti, tutti. No, chi è portato per una cosa, chi per un'altra. C'è gente che non è portata a stare sui social. E quindi li usa in modo... Cioè, la mattina io vedo delle persone proprio che poi quando le vedi dal vivo... Dici, ma tu eri quello, cioè se alzano la mattina, se spogliano, lo so perché conosco delle persone, fa se tolgono il pigiama, se fanno la doccia, se fanno i capelli, se truccano, se rimettono il pigiama, se fanno la foto e poi scrivono sotto la foto dopo averla pubblicata, la mattina quando mi alzo sono così, ma vaffanculo, cioè, capito? È vero o no? Scusate se mi permetto, però... No, ma... Poi c'è una famosa battuta che dice, le ragazze, non ve la prendete, una battuta manco mia forse, non mi ricordo dov'è, è che le ragazze si fanno i selfie davanti allo specchio nei bagni, l'avete visto, no? Dei ristoranti, degli alberghi, è bellissimo, poi fossero tutte belle, è un attimo da un selfie nel cesso a un cesso nel selfie, per dire, va usato il social con molta molta attenzione. Facebook, adesso va Instagram, no, adesso stiamo già che c'è Tinder, che c'è TikTok. Cazzo, i milioni di euro è esattamente così, questo è così. E io mi invento questo. Cioè, quello su TikTok, cioè, non so come dire, ed è stato bravo, io applaudo, però non è possibile. Se tu sai fare così, non puoi poi andare a fare il presentatore, l'attore, non so come dire, c'è uno studio per diventarlo, per farlo, ma anche studio pratico. Cioè, quante serate ti sei fatto tu? Mo, sinceramente. E questo arriva e va a presentare... E dai a sgottare, però mi sa che è bravo, io adesso ancora non ho visto... No, io non lo so, lo devi dimostrare. Io vorrei sentirli che è bravo. Allora, se mi dimostra che è bravo, allora va bene. Mi sa che non è male lui. Ok, però io lo conosco per quello, non so No, vabbè, certo, sì, è incredibile che puoi diventare... Per questo. La persona più famosa d'Italia, cioè l'italiano più famoso nel mondo. Al mondo. Facendo questa cosa, però... Vabbè, quello è un po' il suo chi è Tatiana, diciamo. È quella cosa, cioè, quello... Però lì c'era una... No, però è vero. No, però dico come a livello di riconoscibilità. Il tormentone per rimanere è vero. Certo, è vero. Quello sì. Però ecco, il social, perché poi tutti pensano che fare il ballettino ti fa diventare miliardario e quindi tutti che si mettono a fare le cose su TikTok, è vero o no questo? Cazzata o no? Dai, su. Ah, la fate pure voi. C'era un pubblico di TikToker che comunque quando volete ospiti, padroni di casa nel podcast, che qua per carità non... Sempre la in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo, cazzo, non ve l'aspettavate questa mia citazione. È la seconda, la seconda che faccio, perché se tu esageri o nell'una o nell'altra parte
in medio stat virtus, nel senso che pure quando uno se li fa i ritocchini, no? No? Avete visto? Ci sono certi che possono anche stare bene, cioè, vedi certe cose adesso che tutti uguali, queste bocca di papera, cioè non so come dirvi. Sì, no, ma sul fatto che non è che tutti... Non bisogna esagerare. Io ci ho fatto un sacco di battute su ste robe. Una me ne è venuta, un'amica di mia moglie, si è fatta 6 interventi di chirurgia plastica alla bocca, che sembra una papera. Quest'estate si è stata a far bagno al lago e i bambini gli tiravano i pezzi di pane. Per dirvi, no? È facile poi fare dell'ironia su queste robe qua, sì, quando si esagera. Sì. Se invece uno usa il ritocchino perché si sente meglio, va benissimo. Va benissimo. I tatuaggi, tu ce l'hai un tatuaggio? Non ho tatuaggio. Tu ce l'hai? Manco io. Certi che sono pieni, completamente pieni. Io ho anche paura, tutto quell'inchiostro sulla pelle. Ma fa male, fa bene, boh. Chi lo sa? Credo... Sei dell'esperto di medicina qua, io no? Faccio un passo indietro su... E comunque è roba che va dentro, cioè è dentro la pelle, cioè tu, un tatuaggio, ti collago, ti mettono dentro, ti esce pure il sangue, quindi va l'inchiostro, va lì. Però ce l'hanno, cioè, ce l'hanno come dici tu, tutti, alla fine stanno bene. Stanno bene. Cioè sembrerebbero, apparentemente stanno bene, poi magari... Io mi immagino sempre uno tutto pieno di tatuaggi e va al dottore. Se spogli? No, sono già nudo, dottore. Che tutti tutto vieni, coperto. Dottore. Chi? Ce lo vedi bene, Stefano? Con tatuaggio. Ma a me mi avete detto una bugia. Ce l'avete qualche tatuaggio? No, no. Veramente? No. Ma sai che i comici, pochi tatuaggi. Questo è una statistica basata sul nulla, su una mia... Su di noi, su di noi. Sugli però altri. I comici, pochi tatuaggi. E piercing? Ancora meno. Pure piercing non mi pare che... Ci sono delle eccezioni tatuate, però pochi tatuaggi nel mondo della comicità. Pochi tatuaggi. I cantanti, è vero? Sì, sì, ma quelli sono, lasciamoli perdere. Non me fa cominciare, lo sai, lo sai. Non serve che dico niente. Sono bravi tutti. Se sai cantare, hai svoltato. Guarda noi che stiamo a fare con la comicità. E Stefano, siamo addirittura ad arrivo. Senti, io c'è una cosa, ti volevo far leggere, cioè, volevo leggerti una cosa che ho scritto. Se per te va bene, assolutamente un onore, qualsiasi cosa sia il tuo parere. No? Aspetta, prendo il leggio. Il momento leggio mi ricorda Flavio Aurelio. Vi ricordate il momento catartico? Ma questo è un racconto che ho scritto. E un racconto, vabbè, un po' sono un po' emozionato perché ci ho messo un po' me stesso nello scriverlo. No, non c'è la luce, però ci vedo. Aspetta che devo fissarlo. Ah, è un racconto, quindi non è che... Scusa le spalle. Che, cioè, non è che fa ridere sempre, però è carino, è una cosa simpatica. Si intitola Memorie di una donna. Ve lo leggo. È il febbraio del 2047. È mattina e fa freddo. Gli anni 90 sono finiti da un pezzo e con loro è sfiorita la mia giovinezza. Ripenso alle serate pazze, alla gente che mi acclamava e mi lanciava sorrisi dovunque andassi. Decido di truccarmi e prendo l'ombretto azzurro che non usavo da allora. Mi guardo allo specchio e quasi non mi riconosco. I capelli sono ormai di un rosa pallido e l'allegria di 40 anni fa è ormai sfiorita, per lasciare spazio a un volto inespressivo e solcato dal tempo. Indosso una maglia rosa e delle calze azzurre, le stesse che indossavo quando ero giovane. Ci penserai il cappotto scuro, a darmi un'aria più sobria. Arrivo con un lieve ritardo, mi faccio largo tra la gente e mi aiutano a sedermi. E adesso sono qui, al funerale di Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Per anni ho detto che era l'amica mia grassa, talmente grassa che hanno dovuto ricoverarla d'urgenza allo Spallanzani per un infarto, pochi mesi fa. La degenza è durata a lungo. Hanno fatto ulteriori esami e a causa del diabete in fase avanzata ha dovuto perdere un piede. Sin da quando eravamo ragazze le facevo notare con delle battute anche simpatiche
che avesse un problema di peso, ma lei non mi prendeva mai sul serio. Pensava che scherzassi e che, in fondo, andasse bene anche così, fino a qualche giorno fa. La riabilitazione stava andando per il meglio. I medici dicevano che stava facendo progressi e proprio quando sembrava che potesse farcela a riprendere in mano la sua vita, è scivolata e ha battuto la testa. Un incidente domestico, in un attimo, ce l'ha strappata via. E ora la guardo per l'ultima volta, mentre viene tumulata in una buca grossa. Talmente grossa che hanno bussato dalla Cina e hanno detto: oh, fate bene, qua stiamo a dormire. Non riesco a smettere di piangere. Mi sento sola e mai come oggi sento la mancanza di una presenza amica, la presenza di Luana. Chi è Luana? Chi è Luana? Luana è l'amica mia brutta, talmente brutta che non si è mai accettata, non è mai venuta a patti col suo aspetto fisico. E perché avrebbe dovuto? Era sempre vittima di body shaming da parte di chiunque, dovunque andasse. Io tentavo di denunciarlo nelle mie uscite pubbliche, ma la gente rideva e non prendeva mai sul serio la mia richiesta di aiuto. Finché un giorno Luana non ce l'ha fatta e si è tolta la vita. Sono andata io stessa a riconoscere il suo corpo all'obitorio. Mi hanno detto: è stata una morte brutta. Talmente brutta che il suo volto è gonfio e tumefatto. Deve essere stata in acqua per giorni e giorni. E io: guardi che ha solo preso dei sonniferi. Ma questo era solo l'inizio. Al funerale il prete ha detto: oh, la morte l'ha vista, ha fatto: oh, meno male è arrivato al cambio. Quanta cattiveria. Del nostro vecchio gruppo siamo rimasti solo io e Gregor. Chi è Gregor? Qua faglielo fare pubblico, no? Proprio tutti insieme, vai. Chi è Gregor? Che cazzo ne so? Era vai, questo. Dillo. E che cazzo ne so? E che cazzo ne so io chi è Gregor? L'Alzheimer. In uno stadio troppo avanzato per potermene ricordare. Ho solo qualche sprazzo di lucidità in cui posso abbandonare i miei ricordi, quelli che la mia mente mi permette di mantenere. La badante mi riaccompagna a casa, mentre facce irriconoscibili, un tempo amiche, mi guardano e bisbigliano la loro compassione. Commentano il mio trucco, il colore dei miei capelli, la gonna forse troppo corta. Li comprendo, forse non si addicono più a una donna della mia età. L'unica cosa che non capisco è perché, per qualche ragione, tutti continuano a chiamarmi Gabriele. Bellissimo. Grazie. Bella. Ma lo sai che mi hai fatto venire in mente che può essere un soggetto di un film? La versione dark di Tatiana. Cazzo, uno scherza, ma è bellissimo. Cioè, Tatiana, cioè Kruska. Kruska che sì. Anziana, che poi è bella, si scopre. Storia. Bella, sì. Bella, l'hai scritta tu veramente? Sì. Bravo. Sì. Grazie. Sembrava. Bravo veramente. Sì, no, grazie. Non è male. Grazie. Ah, grazie. Ci sta. Scriviamo un libro insieme, no? Scriviamolo. Tatiana 2043, come hai detto? 2046. Bello. Esatto. Bello. La versione. No, non sto scherzando, veramente bello. Bravo. Ti ringrazio, sono contento. E ti ringrazio perché apprezzato. Lo ritengo anche un omaggio, insomma. Sì. Grazie.
Sono contento. Io non so come, cioè, perché forse è un momento più alto di questo scambio, non so se riesco, quindi forse chiuderei la puntata. Forse sì. Che sì, ma con l'applauso che hanno fatto prima là, secondo me. Però invece, perché noi siamo il podcast dei tempi morti. Anche... No, okay. Io chiudo le puntate tardi, quindi richiedo un altro applauso per l'ospite di questa puntata, Gabriele Cirilli. Grazie. Grazie. Vabbè. Anche a Stefano Rapone, grazie. Dinti. A Snodo, The Comedy Club, un applauso a voi che siete venuti per la prima puntata di stagione, grazie mille, e ancora all'ospite. Vi lascio da soli a concludere. Veniamo con te, ciao, grazie. A tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.